Iniziamo in maniera molto veloce. Io do veramente il benvenuto a tutti. Insomma, è stata una serata che abbiamo organizzato in realtà in maniera molto veloce, perché avevamo ipotizzato inizialmente come comitato a sostegno della candidatura di Luca Ceriscioli una riunione organizzativa. Poi in realtà, parlando con Luca, c'è stata la sua disponibilità a venire nel territorio, e quindi abbiamo subito, impostato la riunione, cercando un po' così, aprendola e dando un po' più spazio al tema del programma e quant'altro. Allora, ringrazio gli amici di Sasso Corvaro perché ci hanno ospitato, faccio un grosso in bocca al lupo a Paolo Carburi, il neo coordinatore eletto qualche ora fa. Quindi vi faccio veramente un grosso in bocca al lupo, insomma, un ruolo importante, un comune importante, il più grande del Montefeltro, quindi veramente un bocca al lupo perché ne hai bisogno. Saluto Alessandro Pace, che è il coordinatore di zona, anche lui fresco di elezioni, quindi un grosso in bocca al lupo anche a lui. Saluto tutti, insomma, non sto a sindaci, amministratori, amici, colleghi, iscritti al partito. E cerchiamo di entrare un po' subito, visto anche il ritardo, un po' quello che è il tema della serata. Ringrazio Luca Ceriscioli per essere qua, per essere qui con noi nel Montefeltro e per essere qui con noi a spiegarci un po' quelle che le linee principali programmatiche di questa campagna per le primarie alla presidenza della Regione Marche. La prima cosa che voglio dire, però, e fatemela dire in maniera molto forte e decisa, è un autoelogio al Partito Democratico, perché alla fine, se siamo qui a discutere, se siamo qui a confrontarci, lo dobbiamo grazie allo strumento delle primarie, che io credo sia fatto in questi termini, come è stato impostato, no? Tra due persone, tra Luca Ceriscioli e Pietro Marcolini, no? Che indubbiamente hanno due visioni diverse, due linee diverse programmatiche, però un confronto credo costruttivo che io dico sempre che alla fine posiziona il Partito Democratico come l'unico vero partito nella quale c'è discussione, c'è confronto. È bello confrontarsi, dicevo, due secondo me ottime candidature, due candidature che differiscono ovviamente sul confronto programmatico, su quella che è la visione della governance del regionale, di quelli che sono i temi. Come sindaco di Lunano, mi sento di dire come sindaci, no? Qualche sindaco, ci siamo sentiti di appoggiare fortemente questa candidatura di Luca Ceriscioli, perché l'analisi in qualche modo che facciamo rispetto al tema della governance regionale, diverso un tema che comunque riguarda un governo che si appartiene, perché in realtà poi è un governo di coalizione di centro-sinistra, no? Governato di fatto da Spacca, diciamo che rispetto a questa analisi che facciamo del governo riteniamo che, nonostante indubbiamente sia stato, no, nel 10 anni di governo del governo Spacca ci sono stati dei risultati ottenuti, quindi sicuramente delle cose positive, riteniamo in qualche modo che rispetto alle condizioni che oggi vediamo nel tessuto sociale, nel tessuto economico, che vediamo rispetto alle dinamiche che non riguardano solo la regione Marche, no? Che rispetto anche al contesto nazionale, internazionale, non è neanche una tra le regioni più grosse, riteniamo che ci sia la necessità di un cambio di passo, di un'accelerazione. Ed è per questo che Luca Ceriscioli, rispetto alla candidatura di Pietro Marcolini, in qualche modo rappresenta un segno di discontinuità rispetto a questo percorso. Discontinuità che in alcune questioni può essere anche magari dal punto di vista nel merito, no? Ma che in generale rispetto a un contesto, la necessità di dover accelerare maggiormente rispetto a quelle che sono le evoluzioni e i cambiamenti alle quali siamo chiamati a rispondere. Il mondo cambia velocemente. Ed è chiaro che le imprese, le amministrazioni, le associazioni di categoria, tutti sono chiamati a dover tempestivamente mettere in atto delle risposte che siano in grado di dare appunto risposte alle problematiche che hanno. Questa è una delle motivazioni. Una seconda motivazione riguarda il fatto che il Partito Democratico, credo che abbia il compito e il dovere di valorizzare gli amministratori che si sono contraddistinti sul territorio
per aver saputo amministrare, averlo fatto bene. Io credo che Luca in questo sia stato un esempio, una persona che ha fatto sindaco, ha fatto bene il sindaco della sua città, la città di Pesaro, capoluogo della nostra provincia, seconda città nelle Marche, e credo che un partito serio debba cercare di valorizzare quelle esperienze positive di chi in qualche modo ha fatto e l'ha dimostrato sul campo. Quando, anche quando ci siamo trovati nel congresso per il livello nazionale sul discorso di Matteo Renzi, tutti avevano un po' paura, no, di dire: ma potremmo mandare uno che ha fatto il sindaco di una città di 500.000 abitanti? No, questa era un po' la critica che veniva mossa, no? Potremmo mandare un sindaco a governare un paese, no? Ma sarà in grado? Ma in realtà noi rispetto a quello, no, è proprio perché oggigiorno ormai c'è una necessità di risposte concrete, no? Di conoscere le esigenze dei cittadini, e chi meglio di chi ha amministrato una città per 10 anni si è trovato a confrontarsi tutti i giorni, conosce quelle esigenze, e quelle esigenze le può mettere in campo per trovare anche soluzioni su un livello regionale che ormai diventa fondamentale, che è fondamentale rispetto alla riforma degli enti locali, che vede comunque un indebolimento fortissimo delle province a discapito anche dei nostri, no, soprattutto dei nostri territori come Montefeltro, territori marginali, molto piccoli, frammentati. Quindi è chiaro che rispetto a questo la regione ormai ha un ruolo fondamentale. E su questo, poi lasciando un po' a Luca, io vorrei mettere, prima di lasciargli la parola per dare un po' di descrizione, alcuni temi che in qualche modo noi del Montefeltro, no? Qui più o meno vedo rappresentato quasi tutti i 15 comuni, no? Allora, alcuni temi che in qualche modo anche dall'incontro con i sindaci che abbiamo fatto oggi pomeriggio sono emersi, no? Rispetto al nostro territorio, che è importante mettere sul piatto, alla quale chiediamo a Luca in qualche modo di farsi portatore in questa campagna per le primarie. Sicuramente uno dei primi temi, il tema della marginalità, il tema di un territorio montano. Questo, Luca, è un territorio montano. È un territorio montano che ovviamente ha un suo apice nella parte di Carpegna, non puoi ascendere. Ma quando dico territorio montano, intendo il fatto che un territorio che ha poca popolazione, molto territorio, ha bisogno di un aiuto, perché non ce la può fare da solo, perché è ovvio che i servizi costano molto di più. Un pulmino del comune di Lunano che deve raccogliere tutti i bambini, deve fare un giro quasi di 15-20 km, no? Idem dei comuni limitrofi come Pendimeleto, Belforte. Ed è chiaro che immagino che in una città dove la densità popolativa è più alta, con quello stesso pulmino tu riesci a raccogliere molte più utenze rispetto a un pezzo di strada che ti corre. Allora dico montano nel senso, Luca, che in qualche modo dobbiamo cercare, rispetto alla nuova programmazione dei fondi europei, di tutelare queste zone rispetto ad alcuni servizi che sono fondamentali. I trasporti, che indubbiamente sono carenti. Il tema della sanità, no? Sulla quale c'è stato un ampio dibattito e che nel Montefeltro vede, oltre al tema della sanità dell'ospedale, un tema che riguarda la Montefeltro Salute, che per noi è un elemento centrale, principe. Quello è frutto di un ragionamento di dirigenti di questo territorio, un ragionamento intelligente di una struttura che opera all'interno del settore sanitario e non contro il settore come qualcuno vuole invece ipotizzare. Noi, per noi quello è un punto di riferimento fondamentale. L'ospedale, sulla quale c'è stato un dibattito, però sulla quale probabilmente c'è necessità di una maggiore riflessione rispetto a una riforma che indubbiamente va riconosciuto che negli anni ha saputo sistemare comunque una situazione molto difficoltosa. Questo è il merito che diamo indubbiamente, come dicevo prima, al percorso e alla nostra storia che ha saputo dare, ma che indubbiamente rispetto all'ultima fase merita forse un approfondimento rispetto a come distribuire, come utilizzare anche probabilmente le nuove tecnologie rispetto alla mobilità, magari più delle informazioni che dei pazienti. Però è chiaro che rimane un elemento cardine. Rispetto a questo poi c'è sicuramente il tema della viabilità, del dissesto idrogeologico, no? Io guardo i sindaci, vediamo da 3 giorni di operatività sulle strade per togliere frane, sgombrare le strade, no? Il territorio purtroppo
anche qui i dati non ci confortano dal punto di vista degli agricoltori, che poi sono quelli che mantengono il territorio. Anche su questa nel Montefeltro c'è una profonda riflessione, no? La zootecnia, che indubbiamente negli ultimi anni è calata in maniera molto, perché c'è anche un'evoluzione dell'agricoltura, se vogliamo, ma che va a snaturare di fatto questo territorio, che trova in quell'elemento lì, la sua natura e la sua nascita. Quindi rispetto alla viabilità, che poi è il tema invece purtroppo che vediamo delle strade, dei raccordi, che poi in qualche modo ci tengono in collegamento rispetto ai principali centri, che è chiaro che è degenerato tantissimo dal fatto che anche le strade provinciali, ormai da tanto tempo, da quando le province sostanzialmente non hanno più risorse, hanno avuto un peggioramento molto forte. Luca, posso guardare gli appunti? Così guardo cosa ho dimenticato. Cosa hai detto? No, va bene, insomma, questi sono un po' i temi. E per ultimo, lascio per ultimo, ma probabilmente è il tema fondamentale, riguarda il progetto del Montefeltro, la strategia di questo territorio. Questo è un territorio bellissimo, è un territorio che ha una particolarità ambientale, che dal punto di vista turistico, culturale, può essere sfruttato e deve essere sfruttato di più. E su questo la nuova governance regionale ci deve credere di più e su questo ci deve aiutare, perché il vero elemento strategico che per questo territorio può significare occupazione, posti di lavoro, ricordando poi che nella Vallata del Foglio abbiamo anche tantissime imprese che non solo stanno reggendo, ma di fatto sono casi di successo rispetto al mercato, no? E non sono comunque, non sono localizzate sulla costa, ma da noi, quindi per dire che qui c'è anche uno spirito imprenditoriale che va valorizzato e dobbiamo farlo assolutamente. Rispetto a questo poi sicuramente c'è un tema dei rapporti che ci legano a San Marino, alla Romagna, perché essendo comunque, no, penso alla Valle del Conca, che indubbiamente è la porta di accesso rispetto a questi due elementi e diventa quindi appunto la porta d'accesso a questo mondo. Questi sono alcuni temi che indubbiamente noi gente che viviamo qua, che cerchiamo di amministrare nelle difficoltà, sono temi che abbiamo a cuore e nella quale vogliamo in qualche modo incidere maggiormente rispetto. Come comitato che abbiamo formalizzato, crediamo che la tua candidatura possa essere interprete di questi temi, quindi per attuare questo cambio di passo della quale abbiamo bisogno e della quale i tempi ormai in qualche modo ci segnano. Il tempo ormai corre, le cose sono dinamiche e non si può più stare fermi, e anche noi abbiamo bisogno di questo. È ovvio che dal punto di vista poi, insomma, probabilmente c'è anche un orgoglio il fatto che tentare di avere un presidente della regione che sia di questa provincia, io credo che sia anche poi motivo d'orgoglio per tutto il Partito Democratico di questa provincia, no? Costruire classe dirigente che poi è in grado anche di arrivare, no, ai principali livelli, credo che sia un motivo in più. Non la faccio più lunga, Luca, ti do la parola e poi ovviamente apriamo un po' il dibattito per domande, approfondimenti e quant'altro. Facciamo un applauso a sto ragazzo. È stato veramente bravo. Allora, la cosa interessante che ho avuto confrontandomi in queste ore con gli amministratori del posto è che la piattaforma che ho immaginato come proposta programmatica per il cambiamento della regione coincide molto con le idee, con l'impostazione che loro hanno, con la loro visione di come dovrebbe cambiare il rapporto con la regione per far cambiare le cose. Prima citava una serie di cambiamenti, Mauro, il cambiamento dal punto di vista economico, no? Le maggiori difficoltà per le famiglie, per le imprese, per tutti, il mutamento istituzionale con l'abolizione della provincia, che si è fatto presto, insomma, ad abolirle, prima economicamente, poi adesso sostanzialmente anche da un punto di vista materiale, ma poi quando fino a 3 anni fa spendevano 9 milioni di euro sulle strade e questi 9 sono diventati 0, vuol dire aver tolto 30 milioni di euro dalle strade di questa provincia, dopo il risultato si vede, cioè scelte che hanno prodotto un cambiamento, ma che hanno messo davanti a noi anche una situazione di grossa difficoltà. È evidente che è stato un processo non gestito proprio al massimo, perché uno non si può solo occupare di cambiare le istituzioni, deve pensare anche a chi fa cosa, con quali risorse. Però i territori, soprattutto le aree interne, hanno maggiormente subito il contraccolpo di quello che è successo, del fatto che queste risorse non ci sono più
che la presenza della provincia, che era un ente importante di coordinamento fra territori e politiche, viene meno. Bisogna ragionare come fare in futuro, nel momento in cui le cose cambiano, i poteri vengono ridistribuiti, con una fetta importante di attività che si sposta proprio sull'ente regione. Il terzo elemento di cambiamento è molto materiale, qualunque amministratore lo sa, non solo si sono ridotte le risorse per le province, ma anche per i comuni, e adesso anche per la regione, perché dal prossimo anno, c'è quello in corso, la regione Marche avrà 200 milioni in meno di quello che aveva l'anno precedente. 200 milioni sono molti anche per la regione. Voi capite che in un quadro come questo è molto difficile andare avanti continuando a fare le cose come si sono sempre fatte, continuando a governare come si è governato fino ad oggi, perché era un modello di governo tarato su un sistema completamente diverso. E quindi ci avviciniamo a queste primarie, il 1 marzo è sempre più vicino, con sostanzialmente due proposte. Da una parte la proposta incarnata da Pietro Marcolini, in tutta l'iniziativa, lo dico, è persona stimabilissima, rispettabilissima, di grande qualità, ha governato gli ultimi 10 anni in regione, ha avuto ruoli, è stato per 10 anni precedenti dirigente regione, prima ancora è stato consigliere regionale, quindi una storia di quasi 30 anni dentro la regione, con grande responsabilità, grande ruolo, e incarna un po' l'idea, il modo operativo della regione così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Una regione dove il presidente ha un ruolo molto forte, c'è una struttura tecnico-burocratica altrettanto resistente, diciamo la parte politica piuttosto ridotta rispetto alle proprie capacità, magari lasciando un po' di spazio a ciascuno nel proprio territorio, ma non è questa la politica, quello è, diciamo, un margine di ruolo, mentre un ruolo molto grosso l'ha avuto la struttura burocratica amministrativa. È una visione nel rapporto con i territori che viene sempre, costantemente rappresentata come una situazione di una certa distanza, una certa lontananza. Il caso delle province si può citare proprio come la cartina di tornasole, non quella che serve a vedere se un liquido è acido o basico, perché è evidente che un ente che fosse stato più vicino ai territori non poteva fare da spettatore rispetto a quello che accadeva nelle province, no? Perché se io mi occupo dei cittadini, dei territori, so che venir meno di quelle risorse, venir meno di quelle funzioni avrebbe creato una serie di problemi. È lì che si misura la distanza, si è guardato, si è aspettato, altre regioni hanno avuto comportamenti diversi, si sono preoccupati prima di quello che stava accadendo, hanno fatto normative che prevedevano un sostegno economico, magari per le strade, che ne so, l'Emilia Romagna ha messo più di 30 milioni a disposizione delle province perché vedendo che non avevano più risorse si apriva la necessità di andare a sostenere la difesa del suolo, quelle cose che poi vediamo oggi come negative. Ha fatto la normativa di riferimento entro il mese di dicembre, come era previsto dalla legge nazionale, e invece la regione, credo che se non l'ha fatta, la fa questi giorni, quindi con un ritardo di 2 mesi. È un atteggiamento, è uno stile di governo, è una cultura di governo, è un modo di governare. Io credo che quel modo di governare non possa interpretare il futuro, che serve un cambiamento. E la cosa interessante è che in queste primarie, diciamo, il ruolo del cambiamento venga attribuito a me. Cioè, potevano esserci anche altri in giro per la regione, nel Fermano, nell'Ascolano, in Ancona, che potevano avere questo ruolo. Diciamo, si è creata un'aggregazione in termini politici un po' su tutta la regione che ha riconosciuto come l'esperienza valida da mettere al servizio di questo progetto la mia esperienza personale, che è l'esperienza di un amministratore, di un sindaco, che ha visto le cose con gli occhi che gli altri amministratori, insomma, sperimentano, quelli che ancora lo stanno facendo, che è abituato tutti i giorni a ragionare partendo dal cittadino, dalla comunità, dalle imprese, dai servizi, dai trasporti, dal commercio, perché la vita di una comunità è il compendio di tutte queste migliaia, diciamo, di interessi che convivono e che chiedono una risposta. C'è un bisogno, il bisogno chiede una risposta. E il cittadino chiede una domanda di salute, di sociale, di lavoro, in questi tempi in una maniera ancora molto forte. L'impresa chiede opportunità, chiede meno burocrazia, chiede risorse finanziarie per potersi sviluppare. Il mondo dei servizi vede la necessità di una riorganizzazione per poter offrire con risorse ridotte quello che veniva offerto fino a qualche tempo fa. Quindi è un punto di vista, frutto di un'esperienza, che capovolge, rispetto alla cultura di governo regionale attuale, il modo di vedere le cose. E l'obiettivo è proprio quello di una regione che sia più vicina ai territori, più vicina ai sindaci,
non perché sono dei privilegiati, al contrario, perché sono i portatori di quel rapporto con la loro comunità, di quel modo di vedere i problemi, di quella anche, insomma, rapidità nel trasmettere le situazioni, e nello stesso tempo sono gli stessi che, conoscendo il proprio territorio e i temi, sono anche capaci di una progettualità da condividere con l'ente regione. Quindi accorciare queste distanze, lavorare insieme ai territori, prendere come punto di riferimento, il primo punto di riferimento, gli amministratori e poi tutte le realtà vive che sono all'interno del territorio. Questo è il ragionamento originale, utile a reinterpretare quel cambiamento necessario che viene dalle questioni che vi dicevo prima. Mettere al centro il cittadino, ragionare sui suoi bisogni, l'impresa, i suoi bisogni, e fare in modo che la regione cambi. Partiamo dall'organizzazione. È evidente che una struttura che è pensata per rispondere a quel sistema che vi dicevo prima non è una struttura orientata ai risultati, agli obiettivi, non è una struttura orientata a produrre leggi che siano facilmente utilizzabili, interpretabili, a eliminare burocrazia, perché è la struttura stessa che tende invece a tenere in mano le leve che vanno poi a decidere come si interpreta la legge, come si dà una risposta e via dicendo. Chi ha avuto a che fare con la stragrande maggioranza delle leggi regionali sa che sono complicate, difficili, pesanti, richiedono una produzione di una marea di carte e documenti e arretrati. Ragionavamo di difesa del suolo, diceva Mauro qualche minuto fa, no? Voi sapete che l'anno scorso abbiamo vissuto una situazione tipo quella di questi giorni. A Senigallia è andata anche peggio, allagata a mezza città, a morti, eccetera. La regione dice basta con tutta la burocrazia che ci vuole per pulire un fiume, un fosso, fare manutenzione agli alberi, dicendo, e propone una legge in 5 punti. Quella legge, fra struttura, commissione, eccetera, in un anno da 5 punti sono diventati 50 ed ancora non è legge. Quindi a distanza di un anno non si è affrontato concretamente il problema, non si è dato uno strumento snello per poter intervenire sul territorio e noi ci troviamo esattamente con gli strumenti che non fa. Ero col sindaco di Senigallia sabato e lui dice, per fortuna questa volta non è successo niente, dico per fortuna perché in un anno non si è potuto fare niente. Non abbiamo potuto pulire un fosso, ovviamente non un fossetto, parliamo un fosso importante, nel fiume non abbiamo fatto niente, i progetti sulle casse espansione non hanno fatto un centimetro in avanti, la normativa è la stessa che ci impediva prima di fare le cose. Questo è un cambio nel punto di vista delle cose, cioè vedere lo stesso problema, essendo abituati a guardarlo dal punto di vista di chi lo applica, di chi lo subisce, di chi vuole utilizzare la legge per fare qualcosa, e mettersi nel ruolo della regione come quella che deve risolvere i problemi e possibilmente non creare. Lo slogan il sindaco delle Marche significa questo, non che la regione diventa un grande comune, non è che cacciamo via loro e adesso faccio il sindaco di 1,5 milioni di abitanti, non è questa l'idea. Anzi, loro sono preziosi, diventano quelle antenne che dicevo prima. È portare quella sensibilità, perché la regione che serve è una regione che sia ancora più regione. Mi spiego meglio. Le regioni sono nate per legiferare, cioè per fare le leggi. Le regioni sono nate per programmare, cioè per avere delle risorse e distribuirle secondo criteri di sviluppo strategico del loro territorio. Sono nate per pianificare gli interventi, sono nate per regolare, non per gestire. La gestione invece è l'attività che deve fare l'amministratore locale, il sindaco, oggi l'area vasta, che sono di nuovo i sindaci senza un euro di indennità a fare quel tipo, a prendersi quel tipo di responsabilità, loro devono gestire. Quindi l'obiettivo non è la regione che gestisce, ma anzi la regione che faccia la regione, che faccia bene il proprio compito. Questo è un tema per l'Italia generale. Se qui ognuno si mettesse a far bene il proprio lavoro, io sono convinto che le cose volerebbero, per due ragioni. Primo, perché lo farebbe meglio. Secondo, perché sarebbe chiaro chi deve fare cosa. Qui tutti fanno tutto e non si capisce niente. Una più chiara divisione di ruoli e di compiti permette anche di essere più efficaci. Questa cornice la descrivo attraverso alcune parole chiave. La prima è quella della sobrietà. Una regione che vuole essere vicina ai cittadini deve essere sobria. Sobria non è che non ha bevuto, eh. Sobria nei comportamenti, sobria nell'uso delle risorse, sobria nei costi. Voi sapete che la regione nel prossimo mandato non avrà più vitalizi, sono stati cancellati per il prossimo mandato. Gli stipendi dei consiglieri regionali si riducono a un terzo perché sono paragonati a quello del sindaco del comune
capoluogo, guarda caso si è scelto lo stipendio del sindaco, no? E secondo me su tutta una serie di comportamenti, avendo queste risorse ridotte, volendo diventare un interlocutore delle comunità, occorre recuperare appieno questo senso di sobrietà. Abbiamo visto in giro per l'Italia tanti scandali legati ai fondi dei gruppi anche delle regioni. Ecco, sono quei comportamenti che allontanano le persone dalla politica e dalle istituzioni. Per funzionare un'istituzione deve essere credibile, per essere credibile deve essere sobria nei comportamenti come premessa del proprio modo di agire. La seconda parola è trasparente e questo interessa molto il nostro territorio, molto. Questa parola, chiariamola, è trasparente ma bisogna chiarirla lo stesso nel significato. Cosa vuol dire trasparente? Significa che nel modo in cui si gestiscono le risorse che arrivano alla regione, bisogna fare in modo che i dati, le informazioni, sapere dove vanno le risorse sia chiaro e trasparente a tutti. Perché vedete, dietro la non trasparenza poi si nasconde una iniquità. Magari risorse che finiscono per andare tutte negli stessi posti o agli stessi soggetti, anno dopo anno. Risorse che non vengono distribuite rispetto a criteri oggettivi. Io credo che la trasparenza sia il secondo livello che rende credibile il rapporto fra la regione e un territorio. Quando uno vede che le risorse sono quelle e vengono distribuite correttamente rispetto a criteri oggettivi a rafforzare l'intero sistema, è anche un modo appunto perché questa distanza non ci sia più. L'arbitrio è nemico di un buon rapporto, nemico della possibilità di lavorare insieme con efficacia, con condivisione di obiettivi e nel rispetto reciproco. Io non credo che questa sia stata la cifra della regione negli ultimi anni. Le risorse non sono state distribuite equamente e sono convinto che il nostro territorio, da una distribuzione equa delle risorse, possa avere un grande vantaggio, perché appunto è fra le parti della regione che può godere nel riequilibrio di risorse importanti per un proprio rilancio, per un proprio sviluppo. Quindi abbiamo una ragione in più per credere nel valore della trasparenza. La terza è la parola della partecipazione. Partecipazione tipica degli enti locali, no? Che quando ha un progetto, quando un'idea, la mette in piazza per farla conoscere a tutti, chiama le persone a discutere e vi dice. La dimensione della partecipazione deve essere una dimensione anche regionale. Abbiamo vissuto alcune esperienze molto pesanti, soprattutto quella, la vicenda del biogas, dove percorsi amministrativi fatti tutto all'interno delle strutture regionali senza nessuna condivisione nel territorio da parte dei cittadini, degli amministratori, delle associazioni che possono essere interessate, cioè fuori da un percorso di partecipazione, ha prodotto letteralmente un disastro. Hanno avuto le autorizzazioni per fare gli impianti, li hanno realizzati spendendo soldi, quelle autorizzazioni sono state poi bocciate dai giudici e oggi quegli impianti sono illegittimi, i proprietari chiedono alla regione i danni perché loro hanno costruito con un permesso in mano. È il frutto del promuovere un progetto che poteva essere nelle premesse sano, quello di fare energia pulita, poteva essere efficace, condividendo con i territori le scelte e poteva darci oggi un punto più avanzato nella programmazione energetica delle Marche. Per non aver fatto partecipare, per essere stati chiusi, per aver impedito ai cittadini di dire la loro, il risultato invece è quell'altro. Chi governerà la regione molto probabilmente dovrà pagare enormi, importanti rimborsi perché si è voluto gestire le cose in un certo modo. Allora la partecipazione è la dimensione del modo di governo che da una parte permette di fare le scelte assieme, chiede un carico di responsabilità a chi partecipa, la definisce in tempi certi, ma alla fine i risultati sono migliori. Si persegue nella partecipazione molto di più il bene comune, l'interesse pubblico, mentre nella chiusura di una stanza spesso è un interesse particolare, privato e oltretutto abbiamo visto che in alcuni campi come l'ambiente non funziona neanche. Quindi sobrietà, trasparenza, partecipazione, per avere questo avvicinamento, per affrontare il cambiamento, per mettere al centro il cittadino. Veniamo ai temi. E io ho già preparato un programma, l'abbiamo illustrato domenica nel bellissimo teatro di Recanati, è stata anche una festa della democrazia, quello di affrontare questi miei temi. Il primo che veniva qui posto da Mauro è il tema delle aree interne e aree interne montane. Nella proposta di programma io sposo al 100% quello che è il progetto di Fabrizio Barca per le aree interne. Chi lo conosce immagino che lo apprezza perché credo sia uno dei progetti di più grande qualità prodotto negli ultimi anni nel nostro paese. Una lucidità di visione, una chiarezza di prospettiva di obiettivi,
una chiarezza su dove andare a reperire le risorse per andare dove. Ve lo riassumo semplicemente. Il progetto di Barca dice che una fetta importantissima del territorio italiano si può definire come area interna e definisce aree interne quelle aree che hanno una serie di svantaggi in termini di trasporti, di servizi e dal punto di vista anche dell'offerta di attività economiche nell'area. Nello stesso tempo sono le aree serbatoio, quindi contenitrici di importantissime risorse che possono essere giocate per rimettere in moto tanti sistemi che riguardano il paese. Quindi la difesa del suolo, uno di questi elementi, ritrovando la cura del territorio, ci sono meno danni a valle. Quante volte diciamo non si fanno più fossi, non c'è più cura di quello che è il terreno agricolo, vi dicendo, poi le contraddizioni ce le ritroviamo nel momento in cui c'è il disastro idrogeologico. Dal punto di vista economico, perché un recupero della tipicità di filiere agricole che parlano di biologico, di opportunità che risiedono in una diversa qualità nel gestire il territorio, ci sono un recupero di attività di mestieri, vi dicendo, un recupero di natura culturale, un recupero di natura turistico, perché i paesaggi delle Marche sono di una bellezza, sia montani che collinari, che non hanno, diciamo, un sistema che le promuove, che li fa conoscere, che mette in modo di fruirli. Il caso delle strade dove non si passa più, cioè mancano poi gli elementi di raccordo, ma la base, il potenziale, il serbatoio di bellezze, come si ricostruisce nel progetto Barca il percorso all'interno? È interessante perché le prime tre cose che dice di garantire sono i servizi, servizi sanitari di qualità, servizi di trasporto e servizi educativi, cioè pone in questa terna come servizi primari, poi è logico che ci possono stare anche altre cose, quell'elemento che recupera quella qualità della vita, quella disponibilità di risposte è essenziale per poter rimettere in moto un processo economico. L'altra terna invece è quella appunto del rilancio dell'economia e la leva viene individuata proprio nei fondi europei che la regione dovrà gestire nei prossimi 5 anni. Voi sapete che nei prossimi 5 anni la regione Marche avrà 1.200 milioni di euro di fondi europei da utilizzare come leva per lo sviluppo, per la crescita, per l'ambiente, per il turismo, laddove si vorranno mettere. E nel progetto Barca viene individuato proprio nel recupero del territorio, quindi non immaginate solo il PSR tradizionale rispetto alla filiera agricola, ma proprio in un recupero complessivo di un'area territoriale l'investimento da fare. Quindi un progetto di grandissima qualità che usa la leva dei fondi europei per rimettere in moto un sistema che crea poi valore, tira fuori dal giacimento il patrimonio, lo mette in rete con un sistema in grado di creare un ciclo positivo di valorizzazione. Questo è un po' l'idea, molto forte, molto valida, si partirà con le prime sperimentazioni nei prossimi anni, ma la dimensione sperimentale mi sembra riduttiva, non è una sperimentazione, deve essere un grande progetto per le Marche, per il nostro paese, di rilancio, di crescita, di recupero di attività e servizi sull'area interna. Questa è l'impostazione, la trovo francamente straordinaria e sposa un principio, secondo me anche questo, che è una delle caratteristiche che vi dicevo della regione, fondamentale. Abbiamo parlato prima di legiferare, quindi il tema della burocrazia, delle leggi valide, e di pianificare e di programmare. Quello che è mancato, a mio giudizio, nel governo degli ultimi anni della regione è proprio una capacità forte in termini di pianificazione strategica. Se noi guardiamo le modalità di bilancio e le modalità con cui sono stati gestiti gli ultimi fondi europei, uno scopre che è una gestione a pioggia, risorse che andavano un po' dappertutto, quando dappertutto vuol dire da nessuna parte, non secondo logiche coerenti, quindi premiando sistemi più diversi, e nel caso del bilancio si è andati avanti per anni con la spesa storica, cioè quello che ho speso l'anno prima e il taglio lineare, tolgo una percentuale uguale dappertutto. Nel trasporto ad esempio la spesa storica non è corretta, non tutti i territori ricevono una spesa storica commisurata ai bisogni. Se io invece tutti gli anni propongo il bilancio con la spesa storica, cosa succede? Che chi è penalizzato è sempre più penalizzato, chi ha dei margini, tutto sommato, se anche un po' sprecone, tutto sommato ci sta bene. Quindi interventi a pioggia, spesa storica, tagli lineari sono nemici di qualunque scelta, in modo particolare nel momento in cui le scelte vanno fatte, perché se noi non decidiamo, non scegliamo dove investire, dove finanziare, dove crescere, difficilmente cambieremo la situazione. Quella situazione di difficoltà economica dove ci dice che noi possiamo puntare su opportunità nuove, volevo collegare al discorso precedente, ad esempio, si parla molto di turismo e cultura come binomi sui quali andare ad investire perché abbiamo le caratteristiche per ottenere un risultato.
quello che dicevamo sulla questa filiera che riguarda lo sviluppo delle aree interne, in collegamento con un progetto complessivo, è chiaro, se quello diventa una direttrice, se il turismo dove vogliamo investire, e creiamo un sistema che tiene insieme gli interessi della costa, dell'entroterra, della logistica, della difesa del suolo, perché nessuno viene in vacanza dove gli frana qualcosa sulla testa, quindi delle caratteristiche di comunicazione di un sistema, il Montefeltro ad esempio è un marchio fortissimo in termini di comunicazione, il profilo del Duca lo conosco in tutto il mondo, quindi identità, comunicazione, filiere, raccordo fra territori, e si investe su quello, noi qualcosa possiamo cambiare, se diamo un po' di soldi a tutti su tutto non cambierà nulla. Ecco perché è molto strategico e importante, dalla partita dei fondi europei, tenere unito il territorio, far partecipare il territorio, fare scelte strategiche e concentrare le risorse. Perché solo se si condividono le scelte si possono concentrare le risorse. Quando non si condividono, ognuno per accontentare tutti, una cosa a te, una a lui, a te il teatro, a lui, che ne so, due strade, all'altro un fosso. E cosa abbiamo fatto? Un progetto? Abbiamo sviluppato un sistema, abbiamo usato una delle ultime leve importanti che sono questi milioni di fondi europei senza ottenere nessun risultato. Invece io credo siano strategici da spendere secondo questo principio che supera la logica della spesa lineare, supera la logica della pioggia e va in maniera diretta su delle scelte, cioè si fanno le scelte. Anziché 100 cose se ne fanno 5, ma quelle 5 si fanno bene e possibilmente coerenti che cambiano quella che è la condizione che noi oggi abbiamo. Sui trasporti è evidente che se non andiamo a quel riequilibrio difficilmente lo faremo, c'è da dire che le Marche sono la, sapete, no? La regione meno finanziata d'Italia sui trasporti, siamo ultimi, l'investimento pro capite mi sembra che 65 euro all'anno contro gli 80 della media italiana, quindi siamo molto al di sotto della media. Quindi nella regione dove c'è meno trasporti, questa è la parte della regione dove ce ne sono di meno, quindi immaginate come siamo messi. Allora è evidente che uno serve un riequilibrio, secondo una maggiore capacità contrattuale nei confronti dello Stato per ottenere dei risultati migliori. Terzo, da parte nostra, in ogni caso, metterci, diciamo anche qui, una scelta che forse è stata rimandata, quella di creare almeno su scala regionale, non dico un soggetto unico come un'unica azienda di trasporti, ma fare quello che abbiamo fatto nella provincia, cioè collegare i pezzi, perché se non altro è un modo per recuperare risorse. Noi abbiamo visto quando è nata Adriabus, che è un consorzio e non ha fuso le imprese, che tiene insieme i pezzi privati, pubblici, dentro un unico progetto, si sono liberate molte risorse perché si andavano a fare dei mezzi doppioni, pezzi scollegati, che non dialogando fra loro, creavano disservizi. Quindi massimizzare a livello regionale quello che è il sistema dei trasporti, possibilmente creando una specie di Adriabus regionale, è una cosa importante, recuperare equilibrio nella distribuzione delle risorse, rivendicare a livello nazionale delle cifre più significative. Il tema della salute e della sanità non è che lo chiedo in questo territorio, non c'è una riunione, un incontro, una persona che incontri così, e parlando di regione ovviamente non tiri fuori la questione della sanità e della salute, tutti. Uno perché è il tema dei temi, il 90% delle risorse regionali vanno in sanità. Secondo perché emerge un quadro di bisogni che tanti cittadini segnalano come necessità di essere risolti, di essere affrontati e in qualche maniera ottenere una risposta. La passione in questi ultimi anni è stata molto quella di discutere sul numero delle cose. Allora facciamo, è stato un po' di tempo che abbiamo discusso, 5 ASUR, una per provincia o un'unica regionale, no? 5 aziende, un'azienda, 5 aziende, un'azienda, alla fine se ne è fatta una. Poi il dibattito sulle aree vaste, area vasta sì, area vasta no, poi i distretti, poi quanti ambiti. Cioè c'è una gran passione, alla fine quanti ospedali, quante case della salute, c'è una gran passione sul dare i numeri, no? Per me che sono professore di matematica devo trovarmi a mio agio, invece è una cosa che secondo me non corrisponde al tipo di scelta, di risposta che dobbiamo mettere in piedi se vogliamo cambiare qualcosa, se vogliamo venire incontro ai cittadini. Il ribaltamento del punto di vista deve essere quello che mette al centro, come dicevo prima, il cittadino. Allora, il cittadino di cosa ha bisogno? Quali sono le necessità?
e organizzare il sistema attorno a lui rispetto a queste necessità. Se non organizzo il sistema e poi tu cittadino vatti a cercare le risposte se ci sono e dove ci sono. Di cosa hai bisogno te? Allora, e mettiamo in fila i bisogni del singolo cittadino. Ha uno bisogno di sicurezza, cioè ho bisogno che se ho un momento acuto, un trauma, un momento importante dove in pericolo c'è o la vita o anche la qualità della vita, diciamo dopo l'evento importante, in un tempo ragionevole, qualcuno, perché esistono tempi codificati, faccia la prima assistenza, perché il tempo strategico è dal momento in cui ho bisogno a quando ho la prima assistenza, quando arriva un operatore che inizia a stabilizzarmi, a fare quello di cui ho bisogno. Questo è un tempo che va garantito, un diritto di cittadinanza, è la risposta. Poi devo andare in un ospedale per acuti, perché se ho una fase acuta devo andare in un ospedale per acuti. L'ospedale per acuti deve essere di qualità, cioè deve, rispetto al problema che ho io, trattare un numero sufficiente di casi che mi garantisca la qualità. Voi sapete chi cambierà la sanità in Italia? La cambieranno le assicurazioni, perché il conflitto fra cittadino e medico è fortissimo e le assicurazioni stanno iniziando ad assicurare solo strutture che hanno determinati parametri di qualità, se no non le assicurano più. Se non fai 200 interventi di questo tipo, io l'assicurazione non te la faccio, quindi cambieranno le assicurazioni. Ma se noi la vediamo non dal punto di vista dell'assicurazione, dal punto di vista nostro, ma noi vogliamo andare in una struttura che non mi garantisce qualità nel momento in cui ho un infarto, nel momento in cui ho un ictus, nel momento in cui ho una patologia importante, ho bisogno di una struttura per acuti di qualità. Quanti giorni si sta in una struttura per acuti? Mediamente la letteratura dice 2-3 giorni. Bene, dopo? A casa tutto ricucito, impezzato? O a seconda di quanto sono bravo trovo una risposta? E allora serve l'accoglienza per la post-acustia o con l'assistenza domiciliare, anche questa di qualità, oppure una struttura che fa post-acustia. Devo starci molti giorni? La lungodegenza. Ho bisogno di una riabilitazione, una struttura riabilitativa. È la mia domanda di salute che deve trovare una risposta, non il sistema che si organizza come si pare e poi se non c'è, t'arrangi. Questo è il ribaltamento del punto di vista sulla salute. Allora non diventa più la proposta quanti ospedali, quanto quest'altro, è partendo dal cittadino di San Pio a Sasso Corvaro, in quanto tempo mi vengono a prendere se ho un problema, in quale struttura mi portano, ci sono i numeri perché abbia la qualità, è finito quello, qualcos'altro, e vi dicendo, e organizzo il sistema sulla risposta di salute. Una proposta, per esempio, che fa Pietro Marcolini, non è un caso, arriva sui numeri, perché è quello che ha ragionato fino ad oggi, dice un ospedale per provincia più Torrette, l'IRCA in Ancona. Questa è la proposta. Dice un ospedale per provincia, Torrette, l'IRCA è quello per anziani, l'istituto l'IRC di ricerca di adesso in Ancona, poi andrà a Camerano. Quindi fa una strutturazione di questo tipo, c'è di nuovo il numero. Il numero, io non so se è giusto o sbagliato, però torniamo a dare i numeri, no? Non so se può essere giusto, può essere sbagliato. Secondo me va ragionato nell'altra direzione, cioè prima analizzare il bisogno e poi organizzare il sistema per. Perché tra parentesi, dov'è che possiamo recuperare risorse che diventano servizi? Quando il sistema non è organizzato bene, chi ha bisogno? La risposta se la cerca. Allora, caso, io conosco ovviamente molto bene la struttura di Pesaro, è l'ammalato che resta in ospedale 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane, ma 4 settimane in una struttura per acuti non esistono, cioè è una cosa sbagliata, sbagliatissima, non è neanche il servizio di cura per un lungo degente. Perché quello è rimasto lì 4 settimane? Ma semplice, perché non c'era nessun'altra risposta. Sapete quanto costa un giorno in più all'ospedale rispetto a una struttura per lungo degenza? Che non è una struttura medica di qualità, non stiamo dicendo rispetto 6 volte tanto, cioè con un sesto di quella spesa quella persona avrebbe avuto la risposta completa e con una qualità superiore, perché l'appropriatezza non è solo un fatto di spesa, è anche un fatto di un servizio adatto a quello che hai bisogno. Quindi ricollocando in maniera corretta i servizi si liberano risorse col tema della appropriatezza per dare più qualità e più disponibilità. Nella struttura per acuti ho detto si sta 2-3 giorni, in una lungodegenza puoi starci anche 2-3 settimane, 4 settimane, quello che serve. Pensiamo tutto il problema dei cronici. Sono 20 anni
ero bambino politico, nel senso che anche 30, che sentivo dire? Le Marche sono la regione più longeva d'Italia. Con l'allungamento della vita arriverà il problema della malattia cronica. Abbiamo aumentato la risposta sulla malattia cronica da 30 anni fa a oggi? No. E cosa succede? Con il cronico non gestito, non trattato, di nuovo si intasano i pronto soccorsi, perché periodicamente, non trovando risposta da nessuna parte, uno lì sa che bene o male starà un'ora, starà 9, starà 17 ore, dopo 17 ore lo guardano e ci va. Ma è il modo di gestire una domanda di salute? No. Non gestendo la malattia cronica, finisce per acutizzarsi magari più volte del necessario, quindi via sul posto per acuti. E ancora, non trovando, avendo un sistema intasato, non trovando nessuna risposta, il cittadino fa questo gesto, tira fuori il portafoglio e paga la prestazione nel momento in cui ha bisogno. Cioè, questo significa organizzare un sistema attorno al bisogno e non viceversa. E quello secondo me è la guida per andare a cambiare cose rispetto al tema della salute. Appassionarci meno di quante, quali, come, qua, ma mettere in piedi un sistema condividendolo con la partecipazione, con la trasparenza, raccontando le cose come stanno, che serve ai cittadini. Strutture come Montefeltro Salute. Voi sapete che uno dei temi gravi per la salute marchigiana è quello anche della mobilità passiva. Cioè, molte persone che escono dal territorio e trovano risposta da un'altra parte. L'organizzazione di una risposta che invece permetta di mantenere la risposta nel nostro territorio è preziosa da molti punti di vista. Uno, è preziosa perché ci evita di fare tanti chilometri per andare ad avere una risposta di salute. Due, è una realtà convenzionata, quindi che risponde ai nostri bisogni di salute. Terzo, di questi tempi non è secondario, se noi oggi spendiamo 50 milioni di euro, diciamo dei 100 che si spendono in mobilità passiva, 50 milioni di euro in maniera sbagliata, fuori dal territorio della Regione Marche, 50 milioni di euro che spendiamo in Emilia Romagna. Se noi spendessimo, non 50, diciamo 30 di quei milioni nelle Marche, mettendo in piedi risposte che possono essere di natura pubblica, se ci si riesce, ma anche come Montefeltro Salute, pubblico-privato, mi dico anche privato, ma semplicemente spostando quei soldi dall'Emilia Romagna alle Marche, ma sapete quanti posti di lavoro si creano? Ed era la terza, cioè primo la risposta vicino, secondo la risposta nel sistema, quindi convenzionata, la terza sono posti di lavoro, ma centinaia di posti di lavoro, qui, con soldi nostri, dei marchigiani, che noi usiamo per creare posti di lavoro a Cotignola, facciamo un nome a caso, una località che nessuno conosce. Allora, realtà che hanno capito forse prima ieri, no? Che questo era un destino, ma sono realtà secondo me importanti. Quindi la scelta di Montefeltro Salute non è una scelta che può andare a decrementarsi, probabilmente andrà a incrementarsi come attività, non dico questa, magari io faccio l'esempio, può essere anche un'altra, non voglio anch'io iniziare a dare i numeri quante Montefeltro Salute faremo, ma è il senso di dire: ho delle risorse che oggi sto regalando ad altre regioni, ma perché non le devo spendere dentro la nostra regione? E creiamo tutte le occasioni per aumentare questo tipo di scelta anziché diminuire. Perché penso, perché vi dico strutture private e non più difficilmente pubbliche? Il pubblico ha fatto la scelta del blocco del turnover per contenere determinati costi e determinate spese. È evidente che se permane il blocco del turnover difficilmente può crescere la risposta ai bisogni dentro le strutture di natura pubblica, ma solo per questo. Quindi secondo me è meglio che ci sia una risposta piuttosto che non averla, anche privata o mista in questo caso, o non mista, ma almeno ce l'abbiamo qua e usiamo questi soldi per star meglio e per lavorare. Sulla viabilità in dissesto e l'abbandono valgono poi i principi che dicevo prima, cioè se la parabola delle province, anziché divertirci a, perché ci siamo divertiti tutti, no? Mi ricordo prima le comunità montane, ah che bello si chiudono le comunità montane, ah che bello si chiudono le province, ma uno dovrà anche riflettere quello che succede dopo. Forse ragionandosi per tempo, dicevo anche come regione, si potevano fare delle scelte che anche dentro questo percorso si garantivano tutta una serie di situazioni, ma soprattutto i servizi. In più un progetto di recupero delle interne sostiene e aiuta anche il rischio idrogeologico. C'è un'altra parola che mi piace molto,
che è la parola che si chiama prevenzione. Prima non abbiamo parlato delle varie fasi della salute e non abbiamo parlato della prevenzione. In Italia parlare di prevenzione, l'ha detto un giornalista, è come uno slogan. Cioè, ne abbiamo talmente parlato tanto e talmente praticata poco che assomiglia più a uno slogan che a una dimensione importante per l'amministrare correttamente un territorio. Ma è evidente che in questo caso, con leggi un po' più snelle e quindi con una spesa minore, ma il territorio troppo potrebbe essere tenuto a posto rispetto a dover intervenire dopo, a disastro fatto e vi dicevo. Quindi riscoprire anche il valore di questa parola e tradurla in azione significa non arrivare al punto in cui siamo oggi. Pensiamo al discorso dei materiali di escavo, di fiumi, eccetera. Pensiamo ai tronchi abbandonati che finiscono, tra un po' butteranno giù i ponti quando verranno tipo effetto ariete, trascinati dalla corrente alla prossima fiumana. Ma possibile che non si può, con un po' di semplificazione normativa e un po' di prevenzione, andare a prendere quei tronchi, scavare quel materiale, riutilizzarlo anziché farlo venire dalle cave umbre, piuttosto come arrivava una volta dalla Croazia, con una scelta equilibrata, rispettosa dell'ambiente e che dia qualità al tutto? Quindi riscoprire questa parola, forse anche questa è una chiave di volta per affrontare il tema del dissesto. Il progetto del Montefeltro, prima lo declinavo rispetto a un tema che è un po', finisco con questo, che è un po' il combinato disposto di tutte le cose che dicevo prima. Quando si agisce facendo di tutto e di niente, si perde anche una parola molto importante, si chiama identità. Cioè, se io faccio tutto, sono un po' niente, non ho nessuna identità, chi sono? Se qui faccio, magari uso il territorio in maniera sbagliata, poi qua voglio fare il turismo, poi lì non pulisco il fiume, poi mi si allaga Senigallia che investe nella propria immagine milioni e perché si è tenuto a posto il territorio, si viene venduto come il territorio dove ci si affoga. Voi capite cosa vuol dire per chi ha costruito un'immagine veramente? Allora sì, se noi invece spostiamo il tema su azioni coordinate, su obiettivi chiari, costruiamo anche un'identità. E nel mondo di oggi, che è un mondo globale, enorme, che va molto al di là dei confini che siamo abituati a pensare, avere un'identità è un valore importante. La Toscana se l'è costruito 20 anni fa, noi che rispetto alla Toscana non ci manca nulla, ancora non siamo stati in grado di costruirlo. E la bellezza, la storia, la nostra capacità di produrre cultura, la qualità dei nostri prodotti, sono tutti elementi che messi in rete, rafforzati come messaggi, possono diventare anche una bella identità, motore di sviluppo di tante iniziative. È un cambio di mentalità che deve passare, come dicevo prima, per un cambio di prospettiva politica. Quello del cambiamento è il filo conduttore della proposta. Io spero venga accolta in questi termini, venga accolta la differenza, venga sentita la necessità, soprattutto questo, la necessità di un cambiamento. E noi abbiamo una bella opportunità. Con tutto il rispetto, io rispetto anche Spac, rispetto anche sta facendo una scelta, secondo me, politicamente sbagliatissima, cioè quella di cambiare schieramento per continuare a fare il presidente, solo perché nel Partito Democratico, infatti, 2 mandati, si dice ora che faccia qualcun altro. Quindi massimo rispetto anche per lui, come qualità, chiamiamola, di amministratore, eccetera. Stessa cosa per Pietro Marcolini, che non ha neanche cambiato casacca, quindi a maggior ragione, e che 30 anni, come dicevamo prima, che dà il proprio servizio all'interno della regione. Dicevo, massimo rispetto, ma secondo me è ancora più importante questa opportunità di rimescolare le carte, di cambiare i giochi, di aprire le finestre, magari una stasera, perché l'aria più fresca e ossigenata possa farci ragionare tutto meglio. Cioè il cambiamento è portatore non solo appunto di una progettualità nuova diversa, ma anche di quel rimescolamento di situazioni, di condizioni, di rapporti che fa bene alla democrazia e fa avanzare, diciamo, altre persone che hanno avuto altre responsabilità, che possibilmente dopo aver ricoperto quelle nuove, dopo un po' decidono anche loro giustamente di lasciare il passo, con quel ciclo di ricambio che è la forza della democrazia, che è la forza di un partito, che è la forza di chi sa che quando arrivano persone nuove con altre idee, anche se uno pensa che le sue siano le migliori del mondo, danno un contributo importante a farci fare un passo avanti e magari a risolvere alcuni dei problemi che fino ad oggi non siamo stati in grado di risolvere. Prego.
esempio, domenica mattina c'era uno spettacolo che capita una volta l'anno, forse mai, una gara verde, il Monte di Carpegna e il Sasso erano bianchi, era uno spettacolo con un valore incommensurabile, non si riusciva a vedere. Ecco, in funzione a questa cosa, rispetto al poligono militare che è lì, che posizione ha? Cosa ne pensa di quel poligono militare? Sì, facciamo un po' di domande, poi altrimenti facciamo un po' di riflessioni. Sì. Io ti chiamo sindaco perché sono di peso. Guarda, tu hai parlato bella sanità e secondo me... Se abbiamo un infarto siamo tranquilli. Le cose più giuste, perché sono un po' in pratica, no? La coda della riforma un pochino in atto. Però io ti chiedo alcune cose, soprattutto quando io spero sarai Presidente della Regione. Primo, di salvaguardare molto bene i punti di primo intervento, perché i punti di primo intervento sono coprendoli il più possibile. Cosa vuol dire? Qui la parte delicata è la notte, di giorno bene o male ci sono diversi medici che girano, di notte è un grossissimo punto interrogativo, poi con la vivibilità, questo sarà un punto particolare secondo me, perché possiamo benissimo secondo me, sono molti più i malati post-acuti e cronici che non gli acuti, quindi una volta salvaguardato questo come ospedale o come casa sua, come si chiamerà, andrà sicuramente molto bene, però di notte tu ti puoi trovare l'acuto qui e sei sperduto nel deserto della neve e quindi questo è un pericolo, poi io spero in futuro di poterlo chiedere di preciso. Un'altra cosa che ti chiedo è di stare molto attento per quanto riguarda i tempi di degenza, perché è vero, vedo 2-3 giorni a Urbino, 4-5 giorni poi a Sasso Corvaro. Io penso che se un urbinate si ricovera Urbino e dice sì, è superato la fase acuta, adesso la cronica vai a Sasso Corvaro, trovi delle difficoltà sicuramente. Cosa succede? Non vorrà venire nessuno, non verrà dimesso nessuno, l'ospedale di Urbino si riempie e succede che quello cronico sta a Urbino e quello acuto sta a Sasso Corvaro o a Cagli, senza la qualità delle prestazioni. Quindi quello che tu dici, che io sposo al 300%, poi dopo sarà non semplice metterlo in atto, in pratica, perché poi ti trovi di fronte a queste decisioni. Per cui secondo me quello che ti chiedo è in futuro di avere particolare attenzione su questo fatto, perché poi la teoria è così, poi noi vediamo due giorni che la pratica è poi tutta un'altra cosa, capito? Questo è la sua osservazione. Altri? Prego. Sì, no, volevo chiederle, ha accennato a una risorsa, quella che poteva essere molto effetto salute, riferita a un discorso come certa opzione. Io sono per la sanità privata, premetto, no? Però mi ha stimolato alla sua citazione osservando quello che è successo in molto effetto salute in questi ultimi periodi. Nel senso che volevo dire, cambia natura, poi non... Cioè, non vediamo bene chiaro che fine farà, perché mi pare che insomma per quello che riguarda lo strutturo di Sasso Corvaro si siano andati a tagliare gli interventi e le prospettive non sono diciamo così rose dal mio punto di vista. Quindi le chiedo, questo è un discorso elettorale oppure un discorso per far star buoni con Sasso Corvaro, oppure un discorso che veramente ci crede? Anch'io sono convinto che comunque gli spazi, non perché ripeto, sono assolutamente per la sanità pubblica, però no, questo tipo di società non si sta pubblico privato, non è vero che c'è dentro il comune di Sasso Corvaro, la comunità montana, la stessa area vasta, da cui volevo dire siamo, però quello che è successo, insomma, adesso ho visto qui a dilungare perché anche il sindaco Mauro conosce bene la situazione e mi preoccupa questo fatto. Lei ha detto una cosa, però sul campo ne succede un'altra, quindi toccherà chiarire un po', insomma, perché lei dice ha una certa versione, mi pare di capire, su questa questione. Non vorrei che sia solo elettorale. Purtroppo poi la fottitura dei 5 anni. Del Monte Grimano, molto brevemente, perché noi abbiamo già avuto l'opportunità di confrontarci con Luca fino a poco tempo fa, però ci sembrava giusto intervenire qui questa sera, partecipare comunque a questa riunione, che è una riunione giustamente in cui affrontiamo i temi di contenuti e anche l'aspetto organizzativo, no? Le tappe di avvicinamento alle primarie, perché ci rivolgiamo a Luca come se fosse già il presidente della regione Marche, no? Allora qui il primo obiettivo è vincere le primarie. No, dirò perché noi, qui ci sono molti sindaci presenti questa sera,
non è un caso che ci siamo ritrovati sulla candidatura di Luca. Per quale motivo? Innanzitutto Luca ha come dire, una dote rara, secondo me, cioè è stato un buon sindaco e quando ha fatto il sindaco ha pensato a fare quello. Cioè non ha pensato che gli servisse fare il sindaco per fare qualche cos'altro. E questo, dentro questo partito, è una dote rarissima in questa federazione. Poi dopodiché appunto è stato un buon sindaco, noi ci ritroviamo su di lui perché a noi questa regione non è piaciuta. Come sindaco, come questa giunta, non è piaciuta. Perché se provo a chiudere gli occhi e penso ad un progetto significativo per il territorio, finanziato da SPAC e al resto di questa giunta, io non vedo niente. Non c'è niente. Noi ci siamo battuti in questi anni per avere degli interlocutori, ci siamo trovati di fronte ad una regione che era divisa in due, da una parte una casta di burocrati che decide le sorti di ogni progetto presentato dai comuni, dall'altra parte una giunta debolissima con un presidente che era come un despota, un re, no? Più o meno illuminato, che giorno dopo giorno decideva a te ti do questo, a te ti do quest'altro, no, a seconda di quanto sei più vicino o più lontano dalle mie posizioni, dalla mia corrente e dalla mia cerchia di amici, consulenti e via dicendo. Perché dico questo? Perché in queste settimane è circolata in questo territorio l'idea che la regione Marche è stata straordinaria, no? Dove questa è una regione in cui tutto funziona, che abbiamo retto la crisi in maniera incredibile, mentre tutto questo non è assolutamente vero. Quindi le cose vanno cambiate. Noi abbiamo chiesto alcune cose molto precise a Luca, io in particolare, no, come altri, gli ho detto che, lo dico qua stasera non a caso, no? Cioè che il tema della sanità è un tema importante, però finché noi comunichiamo col governatore della regione Marche chiedendogli di sistemare la questione della Montefeltro Salute, dell'ospedale di San Corvato, come se fosse, come dire, l'unica cosa che esiste nel territorio, il rischio è che loro poi si accontentino, no, di darci qualcosa su questo punto e si dimenticano tutto il resto. Noi abbiamo chiesto a Luca di pensare al Montefeltro con un progetto preciso, no? Un progetto di sviluppo, un progetto strategico per il territorio, di investire qui alcuni milioni di euro, no? Pensando che il Montefeltro può essere come il Salento, le Cinque Terre. Qual è? Cioè, se io penso a noi, a questo territorio, no? Siamo delle vallate diverse, ci sono, come dire, c'è questa parte nella Valle del Foglia che è molto più fortunata della Vallata del Punti, evidentemente, no? Avete aziende, posti di lavoro che noi ci sogniamo. Però penso che il tema del turismo, no? Lo sviluppo turistico di questo territorio può essere qualcosa che ci aiuta. Allora ho chiesto a lui di investire su queste idee, partendo però da un presupposto importante, che non vogliamo più vedere l'utilizzo dei fondi strutturali europei decisi in anticipo. Cioè non vogliamo che un impiegato, un funzionario, un dirigente che sta nel chiuso della sua stanzetta si immagini il futuro del territorio. Glielo vogliamo dire noi sindaci, noi amministratori, no? Chi è investito direttamente dal voto dei cittadini, perché sappiamo dove vogliamo andare. Questo è assolutamente importante. Chiudo dicendo che spero che Luca sia il governatore, no? Il prossimo governatore delle Marche, perché io come gli altri amministratori finalmente potremmo avere un interlocutore. Non vogliamo più avere gente in ancora che non ci ascolta, che non risponde al telefono e non vogliamo più cercare raccomandazioni, no, nei plenipotenziari locali di questi personaggi. Perché ripeto, siccome la responsabilità del governo del territorio è sulle nostre spalle, vogliamo avere gli strumenti per incidere. Quindi quello che vi chiediamo è di credere con noi sindaci, no, di questo territorio, in questo progetto. Di darci una mano. La sfida si gioca molto sulla provincia di Pesaro, è evidente, no? Fare in modo che Luca esca bene dalla provincia di Pesaro vuol dire avere più chance per vincere le primarie. Sappiamo che non è facile portare gente a votare, però lo sforzo che dobbiamo fare è questo, perché questa è un'occasione irripetibile. Se Luca vince le primarie, diventa governatore, noi abbiamo davanti a noi 5 anni, 10 anni di programmazione per questo territorio. Se vince qualcun altro, io credo che sarà ancora più difficile di come è stato fino. Massimo Grandicelli. Bene, io volevo anch'io esprimere soddisfazione per questa scelta che si sta profilando. Luca Sericioli abbiamo conosciuto anche personalmente negli anni in cui è stato sindaco a Pesaro e ha avuto modo di apprezzarlo. Stasera mi fa piacere che a presentare questa cosa sia Mauro Dini, che è appunto sindaco di Lunano, comunque
rappresentante del territorio, questo legame forte comunque in Montefeltro che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in maniera intensa, quindi condivido anche le parole di Luca che ho ascoltato attentamente e volevo dire appunto che comunque questa scelta delle primarie alla fine con sofferenza arrivata comunque è una grande opportunità. Si dimostra che il Partito Democratico è un partito vivo. Io oggi a Mensa Pesaro ho incontrato la gente, no Grillo, no, tutti ancora questa, qualcuno ancora ha questa passione, però vedi, guarda che il Partito Democratico ancora è un partito che discute, che ragiona, che programma, che coinvolge le persone, voglio dire, non è che si improvvisa e si lanciano degli insulti, no, per poi non tirar fuori niente, perché alla fine è successo questo, no? Dicevo, guarda che ci hanno costretto a trattare con il diavolo perché nessuno ha voluto, no, mettersi a discutere delle opportunità che l'Italia poteva avere, perché si poteva fare molto di più, no? Se uno si sedeva a un tavolo potevi avere anche Rodotà, no, come Presidente della Repubblica 2 anni fa, oppure potevi avere una discussione su delle riforme che noi abbiamo bisogno come il pane, perché giustamente tu hai fatto notare, no, le risorse sono sempre di meno, qua veramente la sobrietà dovrebbe essere altro che la sobrietà a livello nazionale e non siamo riusciti ancora a togliere questi vitalizi, no? Anche la regione dalla prossima legislatura, ma è scandaloso, cioè, ecco un altro elemento di criticità che viene sulla regione, che non riusciamo a levare i vitalizi ai parlamentari, però accidenti, non riusciamo veramente a incidere. E in questo però la politica, è chiaro che ognuno prende le sue, perché compresi i grillini, no, che volevano aprire come una scatoletta, alla fine non portano a casa niente, cioè lasciano il disastro, perché forse è quello che, a cui puntavano, il disastro nazionale, più, no, si aggrava e meglio poteva andare per loro. Questo per dire che abbiamo bisogno di scelte chiare e l'impostazione che hai dato secondo me va bene, è ottima, questa di partire dai bisogni, perché non possiamo andare avanti con i campanili, cioè, adesso siamo qui a Sasso Covavo, però perché io ricordo nel 2004 quando si ragionava ad un anno dobbiamo avere una chirurgia che ci copre, no? Ma ragazzi, ma poi i primi a non andarci saremo noi, no? Perché o addirittura le mogli dei medici, perché non si fidano di una chirurgia che fa magari 10-20 operazioni al mese, no? Dicevi tu giustamente, deve avere anche un certo numero di qualità, perché l'assicurazione non ti assicura, ma prima ancora non ci va nessuno, perché io se c'ho un problema vado a Cotignola, no? Poi alla fine, perché alla fine diventa. Allora è chiaro che bisogna partire dai bisogni, bisogna organizzare i servizi che hanno un livello di qualità buono, e in modo tale che la gente si fida e sta tranquilla, non che è sempre con il patema e dati. Quindi condivido perfettamente, non ragioniamo di numeri ma ragioniamo di bisogni e di come si possono risolvere queste cose. Per dire un altro elemento che la giunta regionale gravemente, no, ha sottovalutato, noi avevamo da 40 anni la pedemontana, no? Ma la fanno Grosseto, tanto prima ancora di quella, che la pedemontana si era affazzonata 10 anni fa, ma è ancora poi è rimasta come è rimasta, questo sbocco a Sant'Angelo, non provvisorio, mai completato. Ma la fanno Grosseto, accidenti, sono 40 anni che è lì e ancora non si è riuscita a risolvere il problema. La regione si è concentrata sorpassandola nel giro di 3-4 anni con la quadrilatero, è riuscita insomma in 448, sempre privilegiando l'asse anconetano, no? Una serata ancora. Sì, sì, ma serata ancora, appunto ha coperto quell'esigenza e quindi lasciando ancora incompiuta questa arteria che per noi sarebbe fondamentale, perché giustamente è stato notato il Montefeltro, l'Appennino, l'area interna, però avere anche queste infrastrutture sarebbe fondamentale. Quindi io condivido perfettamente, Marcolini lo conosciamo, hai detto bene, è una risorsa, sicuramente rappresenta sicuramente la continuità anche nel bene e nel male, sicuramente è un personaggio valido e credo che sarebbe bene fare una bella battaglia affinché
il Partito Democratico risvegli le coscienze dei cittadini, no? Quindi auspicando che non si verifichi come è successo a Bologna, che poi la partecipazione è stata scarsa. Magari ecco, puntare a veramente fare un'azione che è di convinzione, cerchiamo di investire su questa opportunità, magari dando il buon esempio dalla nostra provincia, perché ci sia una passione popolare alle primarie. Io credo che quello che emergerà è che comunque dal PD, io mi auguro che vinca ovviamente Luca Ceriscioli, perché possiamo recuperare anche questi handicap che si sono verificati, e che credo, sono convinto che comunque dalla vittoria di uno del PD, ma che sia Luca, venga fuori il presidente della regione, perché il resto vedo che annaspa gravemente, no? Sia di idee che di personalità, e comunque mi piacerebbe che anche questa cosa, che il partito ha gestito tutto sommato bene, come non è stato eccelso nella conduzione, però aver tenuto ferma la barra dicendo chi è uscito dal PD, no? Facendo dei calcoli, non so, probabilmente del tutto strumentali, ipotizzando terzi mandati o cose del genere, è bene che quel centro-sinistra stia un pochino alla larga, e quindi ottima scelta quella di Marche 2020, quindi sia di Spacca che di Solazzi, che si sono tirati fuori, di stare per il cavo di loro, quindi non partecipano alle primarie. Quindi quello che tu dici, io rispetto Spacca, io onestamente un po' meno. Lo vedo molto forzata, nel senso che purtroppo è un atteggiamento assolutamente rispetto della persona, sì, no, per carità, però politicamente è una cosa che non piace in maniera assoluta. Tu sei stato in un partito, hai avuto l'opportunità di stare 25 anni in una amministrazione, no, a governare, 10 da presidente, accidenti, non c'è bisogno di farti un'associazione e poi di provarci. Può darsi che magari lo appoggeranno il centrodestra, sarebbe ancora peggio per loro, credo, e comunque io mi auguro che le cose si mettano bene e che quindi si possa portare a successo questa iniziativa. Pasquini. No, intanto ti ringrazio che sei venuto nel nostro territorio, perché non è sempre scontato. Io sono venuto già sabato, due sabati fa, a ascoltarti a Pesaro. Io sono assessore alla cultura e sociale a Carpegna, no? Allora ti volevo dire, hai fatto bene a recuperare, perché per molti anni non si parlava più di turismo e cultura, però adesso invece tutti i progetti amministrativi puntano su questo, sulla bellezza, sulla cultura e il turismo. E invece si è dimenticato un po' dell'ambiente, e sarebbe bene anche con qualche verde che gira così in modo, non si è capito come, riappropriarsi bene di questo tema. Hai fatto bene, ne hai parlato molto, perché è proprio interconnesso con la cultura e il turismo, quindi va benissimo. Su questi due punti, no? Allora la regione che ha fatto male, Marcolini ha fatto dei bei progetti, però parlo come amministratore di una realtà periferica che però vuol fare turismo insieme al Montefeltro, come dice Luca, cerchiamo di volare alto, parlare di territorio chiaramente, non solo delle nostre piccole cose, però sono arrivati dei grandi mega progetti, no? Queste riunioni si andava, ma alla fine stringi, si è arrivava a poche cose. Allora magari ci consigliamo a vicenda di fare cose anche più semplici, ma che arrivano anche ai nostri territori, insomma, perché non ne siamo sempre fuori, dei grandi bandi dove noi non partecipiamo mai, perché non abbiamo la quota parte, e grandi distretti evoluti, che io sono 3 anni che ci vado, ancora non ho tirato fuori niente, ho un bagno, c'è il progetto interessante quello, però bisogna cominciare a stringere un po' lì, capito? L'unione tra imprese e bellezza del territorio, bellissimo il concetto, però si stringe poco, ecco questo, cercare di fare cose anche semplici, che non sono degli grandi slogan, ma che arrivino. Ecco. Per esempio, una piccola cosa, il sistema bibliotecario provinciale, qui c'è Massimo, è una cosa, una risorsa importante che è stata nel territorio. La provincia che ha perso la delega sulla cultura per un anno, con una gran fatica, ha detto continuiamo ad andare avanti. Queste per noi sono una realtà importante, ci sono delle biblioteche piccole, alcune chiuse, altre che funzionano bene, è una realtà che porta aggregazione, porta anche posti di lavoro in un certo senso. Quindi anche su questo progetto alla fine io penso che dovrà qualcuno interessarsi. Perché se spogliamo di tutto, cominciando, possono sembrare piccole cose, ma perdiamo anche proprio popolazione, capito? Si va verso i servizi, quindi è un grave errore, quindi il progetto Barca, capito, che l'hai messo proprio al centro. Quindi questo progetto forse più semplice che arriva. Sulla sanità, come dici te, se ne parla tutti, quindi sono anche il medico,
Tra l'altro ti porto i saluti del presidente dell'ente parco Sasso Simoncello, Sasso Simone Simoncello di Garbeghe, che è un saluto che ha avuto l'appendicite, quindi è un mio paziente, io devo stare a casa. L'ha fatta 5 giorni fa, voleva venire, scusa, ma ti porto i saluti io e quindi vorrà relazionarsi con te, ci sarà l'occasione nei prossimi giorni. Lo volevo portare con l'ambulanza, ma no, non c'era il servizio. Grazie Luca, mi ero scordato io. No, non c'era il servizio, era scherzo comunque. Ecco, sulla sanità, qui adesso non è che la nostra collega, poi una persona del territorio che conosciamo, ha fatto anche delle cose positive sicuramente, però innanzitutto dobbiamo sempre dire, lo hai detto tu a peso, bene giustamente, che per esempio una delle poche regioni che non è commissariata, anche questo non è un dato da poco, ha richiesto un grande impegno, certo Mezzolani era difficile raggiungerlo, anche un grande cose, e nello del territorio, però qui qualcosa abbiamo più ottenuto, no? Parliamo di piccole cose, è vero che dobbiamo volare alto, non lo so, però noi parliamo anche dei nostri servizi che sono tutti concatenati, dalla biblioteca all'ambulanza, abbiamo tenuto l'ambulanza mercatino perché non è cosa da poco, ci ha coperto una fascia e ha permesso all'altra ambulanza di essere più libera, quello ce l'abbiamo tenuto. E in più si è stabilizzata la multifetto salute, un progetto che tu giustamente metti al centro. Anche qui va chiarita perché in crisi ci sono delle problematiche, la Montecatuto sono posti di lavoro, sono servizi sul territorio. Ti faccio un piccolo esempio, a Mercatino, io lavoro a Montepulciano, è saltato un piccolo ambulatorio di ortopedia che era gestito assieme alla Montefeltro Salute. Sono piccole cose, ma alla fine se ci pensi sono concatenate. Tra l'altro, io non voglio parlare dell'orticello, ma tra l'altro in una fascia crinale che non è il solito ricatto, ma tu sai che una parte di regione è fuggita. Avranno sbagliato loro probabilmente, però qualche responsabilità ci sarà stata anche di noi, della regione in Ancona. Quindi proprio in questo ambulatorio, è saltato da poche settimane, più da circa 50 persone che ci andavano. Adesso queste 50 sono anche via presenti. Cosa fanno? La metà vengono a stesso corso con fatica, ma comunque ci è. L'altra metà vanno a Riccione, a Morciano, a Rimini, con quello che dicete, la perdita anche dell'economia, oltre che di difficoltà tra le gente. Tra l'altro c'era un medico con il quale c'era sintonia già da anni. Piccoli progetti che a noi ci interessano, poi anche il valore generale del Montefeltro che dice Luca che è quello strategico sicuramente. Un'altra piccola cosa, ha ragione il collega il primario Lucarelli quando dice è vero che cioè, qui non bisogna lavorare sempre con lo schietto proprio, cioè ci sono delle realtà, la riforma ci sta, ma in un certo senso anche qui possiamo dire che Regionali o comunque la regione non ha spogliato ulteriormente. È facile dire, non c'era più niente da spogliare, perché qui c'è una medicina, un punto di primo intervento. Se togliamo anche quelli è una follia, perché noi abbiamo zone alte, Carpegna, Ponte Popiolo, Belforte, San Sisto, Frutino, che tra l'altro fanno del turismo male la loro economia, con tanta difficoltà con questa crisi, che ci ha dimezzato le presenze, però dobbiamo insistere lì, perché in altre zone c'è la piccola impresa e noi insieme abbiamo altre realtà. Quindi, in questo modo le persone dalla soluzione, il primo ospedale, Urbino, che sono 50 km, ospedale nel senso che dico con la rianimazione, come dicevi prima, quando succede una cosa grave, tu devi sapere che questo purtroppo è difficile, non si sanerà mai, è un fatto anche geografico, ma 50 km sono molto. Se tu togli anche il punto di primo intervento è una follia. In più abbiamo lavorato in questi anni sulle emergenze del territorio, sull'assistenza domiciliare e sulle ambulanze, che se guardi i numeri probabilmente non corrispondono a quelle che devono essere la media nazionale, ma devi guardare la realtà nostra, geografica. E quindi anche il discorso delle case delle salute, ci sono adesso che è una guerra tra poveri, per carità, però delle realtà che hanno delle strutture con 20 km di superstrada, sono in un grande ospedale dove c'è l'UTI, la rianimazione, quello ci può anche stare. Ma non deve ragionare su questa fascia con le stesse metodologie, con i numeri secchi, questo è un errore, come si faceva per le classi delle scuole, capito? Ecco, quindi questi due concetti volevo portare. Noi siamo contenti perché il tuo messaggio noi lo riceviamo bene. Il discorso Valmarecchia non è uno spettro, ma comunque è un territorio che soffre. Adesso i referendum sono soppinti, ma sai, le cose possono cambiare, adesso non è che vengo qui a ritardare, però è una fascia che facciamo anche fatica a mantenere. Siamo riusciti incredibilmente dopo in questi 5 anni di una crisi pazzesca che il qualunquismo volava, siamo riusciti, qui molte amministrazioni sono del PD, del centro-sinistra, cerchiamo, sono liste civiche, ma molti noi abbiamo un ruolo insomma da anni e abbiamo tenuto il territorio, vorremmo portarlo a votare per te, a votare per le regionali, quindi io no, ti faccio in bocca al lupo e facciamo in bocca, ci facciamo in bocca al lupo insieme e quindi ti aspettiamo come Presidente della Regione, ti ringrazio. Gilberto Conti, presidente di Montefeltro Salute. Dunque Luca, anch'io sono rimasto favorevolmente colpito da un'illustrazione molto frizzante, no? Nell'annunciare una volontà. È dopato come una volontà, no, di cambiamento che veramente
perlomeno intanto si nota il taglio del, no, di un ex amministratore, no, di uno che ha fatto esperienza insomma amministrativa importante, e si nota appunto anche in questo tipo di illustrazione, anche se il merito maggiore secondo me sta nel fatto che insegni matematica, no, perché questi letterati, no, a parte le battute, ecco, questo ruolo al quale pensi che la regione debba ricondursi di programmare, di legiferare, no, con sobrietà, con partecipazione, con condivisione e meno proiettata alla gestione, io credo che sia un tema estremamente importante e fondamentale. Il concetto di vedere il territorio nelle sue essenze fondamentali, di adeguarlo sulla sua barca, no, della appropriatezza dell'istruzione, del trasporto, eccetera, credo che siano elementi utili a far sì che questo territorio abbia l'elemento vitale per poter lanciarsi, perché poi, come diceva Mauro nella sua introduzione, non è un territorio morto, è un territorio anche vivace, un territorio che non ha solo prospettive di crescita in termini di ambiente, di nuove di turismo verde, eccetera, ma c'è anche proprio una mentalità imprenditoriale avanzata, no? C'è una realtà del distretto del mobile, è stata per diverso tempo, lo è ancora, e adesso nel periodo di crisi generale naturalmente tocca anche la nostra parte di territorio, ma non è ma ha resistito anche sufficientemente bene, no? Rispetto ad altre parti del territorio provinciale. Sul tema della sanità credo che purtroppo i conti con i numeri dovremmo comunque farli, no? Anche se condivido perfettamente l'idea che si debba partire dai bisogni più elementari, via via, no? Dando risposte sempre più appropriate, a partire proprio dalla gestione dell'emergenza. Lo diceva prima Lucarelli, lo sono andato via. Credo che l'emergenza, in territori come il nostro, sia il primo elemento che noi dobbiamo mettere al centro del programma sanitario, fare in modo che ogni necessità d'emergenza sia raggiunta nei tempi giusti e con appropriatezza sia gestita per garantire i parametri vitali, poi si condurrà, no, nelle strutture appropriate. L'organizzazione delle strutture certamente deve essere un'organizzazione adeguata al livello di assistenza. È fatto cenno alla questione della Montefeltro Salute. Qualcuno anche Graziano dice, no, c'è anche una sorta di preoccupazione del momento. È vero, stiamo vivendo un passaggio decisivo, perché non è di fatto ancora concluso il percorso di stabilizzazione. Come sapete c'è in corso una commissione, no? C'è aperta una commissione di valutazione dell'attività della Montefeltro Salute, e quindi della opportunità di stabilizzarla in via definitiva o meno. Io su questo passaggio, lo dico qui, ci sono diversi amministratori, diversi sindaci, c'è il partito, insomma, è opportuno che questo passaggio sia gestito in tempi molto veloci. Io mi auguro che sia gestito prima e sia chiuso prima di scendere nella consultazione elettorale prossima regionale, perché ho il timore che se no sta questione rischiamo di non chiuderla bene, insomma. Se è vero che il territorio, come è vero, che il territorio difende questo progetto come uno dei migliori progetti che il territorio è riuscito a generare, tra l'altro con un sacrificio anche notevole, perché ha poi fatto delle scelte strategiche del ridimensionamento della struttura ospedaliera a favore di un progetto innovativo come Montefeltro Salute, che è centrato perfettamente, che recupera mobilità passiva, che è in grado di quindi anche di mantenere alcune risorse, riportare alcune risorse che diversamente sprechiamo a favore di altre regioni. Che aggiungo alle tue giuste considerazioni, no? Per assurdo, se noi ce ne infischiassimo e facessimo tutta attività, lasciassimo la mobilità passiva andare a ruota libera, noi potremmo anche non avere sanità, pagarla a tutte le altre regioni, ma ci impoveriremmo ulteriormente anche di un servizio, no, sanitario che, cioè, non è soltanto un recupero di soldi e di posti di lavoro, è anche l'adeguatezza, l'appropriatezza e la possibilità di avere strutture sanitarie adeguate, no? Cosa che invece ha capito bene la Romagna, che naturalmente sta lavorando su altri livelli, su altre prospettive. Quindi è fondamentale che questo discorso a Montefeltro Salute sia stabilizzato, non sia soltanto una questione da mettere nel programma elettorale, che
giustamente per andare, e che tra l'altro abbiamo condiviso l'altro giorno con Almerino, no, con l'assessore, di avere un incontro qui sul territorio, doveva essere fatto entro la fine della settimana, non so se sarà fatto la settimana prossima. Su questo, ecco, dobbiamo fare fronte comune e sostenere con decisione che il progetto vada stabilizzato. Oltretutto c'è un'iniziativa di partenza sulla realtà di Fossombrone da parte di Montefeltro Salute, che mi auguro non sia solo a coprire un'esigenza politica, no? Comprensibile, ma penso che sia, spero che sia anche un'idea di investimento strutturale, cioè che Montefeltro Salute sia replicata anche in altre realtà proprio per queste qualità di portare in determinati territori servizi integrativi, di recuperare mobilità passiva, di fare attività anche con scontistiche particolari, cioè adesso non entriamo tanto nei dettagli, non è forse la sede opportuna, però ecco, credo che su questo progetto si debba fare una scelta politica di fondo, no? Perché l'esperienza della sperimentazione ha evidenziato appunto una sperimentazione nuova che non è né la gestione pubblica classica, non è né la gestione privata convenzionata, è una forma di mezzo, una gestione mista pubblico-privata con conduzione delle regole da parte del pubblico, perché sul piano committenza, su piano prestazioni stabilito dalla regione, su budget stabilito dal servizio sanitario, per cui ha una garanzia molto elevata di pubblico. Ecco, quindi è anche dal punto di vista politico, credo che sia un'esperienza sulla quale va fatta una riflessione vera, no? E vedere se questo può essere anche un modello, non necessariamente la Montefeltro, ma il modello Montefeltro può essere un modello che si potrà utilizzare in futuro sul sistema sanitario, che non reggerà, ahimè, io sono un sostenitore convinto del pubblico, però purtroppo il pubblico deve fare i conti con i numeri, con i turnover, come dici, con i budget di spesa, eccetera. Per cui le Marche, che hanno una bassa presenza di partecipazione del privato, purtroppo non reggerà nel futuro, no? questa situazione. Allora, tra la scelta di cadere nel privato puro o nella scelta di cadere sul modello Montefeltro Salute, io credo che politicamente dobbiamo farci una riflessione seria. Quindi ecco, tempi brevi per chiudere l'esperienza, per chiudere la stabilizzazione e una presa di posizione politica convinta, no, del progetto Montefeltro Salute. Marco Rossi. Io lo so, una cosa riguardante sì i finanziamenti europei che diciamo comunque i fondi di bilancio, nel senso che se non la parola chiave è l'equità, e dall'altra parte comunque c'è anche il problema già riscontrato, ma che riscontriamo costantemente anche noi in esperienze amministrative, di finanziamenti a pioggia. Però è molto labile il confine tra equità e finanziamento a pioggia, nel senso che comunque do un po' a tutti, equità per qualcuno e finanziamento a pioggia invece sappiamo bene che cos'è. Volevo sapere se ha già pensato, diciamo, a quali possono essere i criteri di distribuzione, vale a dire se sono criteri stati ambientali, virtuosismo economico, culturali o altro. Tutto qua. Sandini. Io volevo dire una cosa per quanto uno che fa gli appuntamenti per fare quel che ha bisogno. Sono ancora tante parole che si accorciavano nei tempi, invece sono sempre più lunghe. E come facciamo qui? Ma le parole non arrivano per far corrispondere i fatti. Sempre da noi. Posso andare roba? Ok, Michele, Mariani? Allora, due robe velocissime, se ci riesco, sì. Ovviamente non sono difficile. No, vabbè, su Luca non. Da molto tempo, secondo me, sono convinto che è stato un ottimo amministratore, potrà anche fare bene il presidente, il governatore, così dice adesso. Io vorrei introdurre tre elementi nuovi e anche un invito al Luca. Uno è questo,
Allora, ovviamente condivido moltissime delle cose dette, per cui non le riprendo, eccetera, le cose che ha detto Luca, eccetera. Però vorrei sottolineare due cose. Ovviamente dal mio punto di vista, quando tu dici sposo la strategia delle aree interne di Barca, per me, come dire, le orecchie mi si ingrossano, no? Perché finalmente, almeno qualcuno che ha letto i documenti di Barca. Da quello che hai detto, almeno l'hai letti, perché secondo me molti che ne parlano o che non ne parlano, che non hanno neanche letto. Sostanzialmente l'idea di Barca qual è? Se io voglio garantire uno sviluppo, un territorio, e finalmente si è capito che l'Italia può crescere se tutti i territori crescono, devo prendere in considerazione anche le aree marginali, perché se queste non sviluppano, la somma totale è un paese che rientra. In un territorio sviluppa è che se la gente ci sta se lavora, ma lavora se ha i servizi. Per cui è il gatto che si morde la coda che dico, se io non ho i servizi, non sto in un territorio per cui non lavoro, non sviluppo. L'abbandono produce disastri. Per cui ribaltare questa cosa per me è fondamentale. Per cui gli strumenti ci sono, basta avere l'approccio, bisogna fare forse una leggina, 5 articoli, un regolamento. Luca ha fatto il sindaco a Pesaro, era il presidente dell'ambito sociale, ci siamo incontrati in regione decine di volte. Gli ambiti sociali delle Marche sono in piedi da 10 anni, hanno fatto un ottimo lavoro, non c'era la legge che li aveva regolati, erano 2 delibere amministrative, eppure hanno prodotto i servizi sociali di qualità in questa regione. Io quello che invece ti suggerisco, Luca, a guardare è questo. Nella mia esperienza in regione, oltre a altri problemi che altri hanno sollevato, ci sono 2 cose. Una è questa. Le Marche in Italia non contano niente. Ok? Non abbiamo un ministro, non abbiamo un sottosegretario, non contiamo. Le Marche non sono neanche citate tra le buone prassi. Quando si parla del terremoto, sentite tutte le cose sul terremoto, no? I disastri eccetera. La gestione del terremoto nelle Marche secondo me è stato fatto bene, non viene neanche mai citato, perché noi non abbiamo interlocuzione, non siamo proprio capaci di costruirla, ma questo è un problema di tutti, un problema che abbiamo come partito, e io credo che le Marche debbano contare. Secondo, le Marche sono il paese che hanno, la regione che hanno il più basso livello di infrastrutture. Allora, la Fano-Grosseto e la Pedemontana sono la madre di tutti i ragionamenti di sviluppo che possiamo fare. So benissimo che se oggi decidiamo, potessimo decidere di farla, tra 10 anni si vede qualcosa. Però se non cominciamo mai, non arriveremo mai. Io, quando sentivo parlare della quadrilatero, non sapevo cosa era. L'altro giorno sono andato a Camerino, ho preso un pezzo da quadrilatero, ho visto che in fondo al 13° tunnel si vede Foligno. Chiaro? Lì si è fatta. Non si è fatta quella d'Ancona perché si è fallita la ditta nel frattempo, se no era fatta anche quella. L'altra questione che pongo, i fondi europei. Allora, sui fondi europei c'è tantissimo aspettativa, tu le cose bene o ne fai. Io vorrei solamente aggiungere 2 cose. Una, sempre nella logica che le Marche non raccontano niente. Noi abbiamo, cioè gestiamo il PSR, il FEAS, eccetera, perché l'Unione Europea ci dice questi sono i vostri soldi. Però ce ne sono altri. Ci sono altri, i famosi PON presso i ministeri, e ci sono quelli a Bruxelles, in cui noi non tocchiamo, per chi gioca a pallone, non tocchiamo il pallone. No? Noi, secondo me non ci invitano neanche, non sappiamo neanche. Io mi ricordo un giorno accompagnare un sindaco, che oggi non fa più il sindaco, per cui non ho problemi, in regione. E mi resi conto che lui non contava niente perché non riusciva neanche a trovare la porta dove entrare. Se tu vai in un posto e non trovi la porta, vuol dire che la sensazione è che subito questo qui non c'è mai venuto, per cui figurati che ascolta mai.
secondo me noi a Bruxelles non troviamo neanche la strada con navigatore, per usare una metafora. Allora, e su questo, se vogliamo essere vincenti, ci deve essere in regione una struttura che lavora su questo. Vi voglio raccontare un piccolo aneddoto, proprio battuta. In regione c'è una struttura che si interessa di fondi comunitari, credo che ci lavorano 13 persone. Quelli che lavorano ai controlli sui fondi sono 37. Cioè c'è tre volte le persone che controllano chi lavora. No? Mentre forse potrebbe essere il contrario. L'ultima, appunto, su questo c'è i famosi FPON ai ministeri nazionali, di cui noi non tocchiamo palla, non sappiamo neanche dove ci sono, se non è la regione, non è il singolo comune che può andare a chiedere, per cui la regione si dovrà strutturare. L'ultima battuta, proprio te la faccio, lascio qui, e ritorno dopo aver partito. Barca, nelle sue cose che dice, è venuto in consiglio regionale a presentare il suo progetto, dice: siamo andati nel territorio delle Marche, proprio delle Marche, ci siamo seduti al tavolo, c'erano di fronte 15 sindaci, hanno cominciato a litigare tra di loro. Loro hanno detto: ok, piacere di avervi conosciuto, noi torniamo quando vi siete messi d'accordo. Allora, la capacità di fare sintesi su un progetto, quello che poi aveva detto Luca, no? Cioè noi possiamo avere un progetto molto fine, devi avere una capacità di sintesi e una capacità di leadership. Se tu non sei capace di interpretare i bisogni e costruisci il consenso, dove andiamo? Allora, ripartiamo da dove siamo arrivati. Questo è ancora più importante, io dico, e sarà l'oggetto, secondo me, da mettere all'ordine del giorno nella prossima legislatura. Visto ormai lo sgonfiamento a cui sono stati sottoposto, secondo me anche sbagliando, però dice poco, le province. Cioè noi, ovvio, cioè la regione oggi fa una leggina, la legge 40, che andrà in consiglio regionale prima della fine del mese, anche sulla spinta emotiva, sposto i dipendenti, metà dei dipendenti provinciali in regione perché li devo garantire, vado avanti, eccetera. E riporto in regione le funzioni, turismo, cultura, ritorno a tutte le regioni, la caccia. Okay? Io dico che forse un po' di quelle, tra un po', toccherà riportarle ai territori, dico, non ai singoli comuni, magari ai comuni associati, perché c'è un livello di appropriatezza. Non so se ci sono altre domande, questioni. Guarda, posso farle una domanda? Sono state già fatte più o meno le domande che volevo fare a loro. Ne manca solo una sola per completare un aspetto. Guinza a due punti. Abbiamo quella benedetta galleria, che tra parentesi tra qualche giorno farò anche un servizio. E, c'è un problema di normativa, eccetera. Ecco, io volevo sapere qual è il suo punto di vista. Prima cosa, c'è un po' di materiale, vi chiedo insomma di prenderlo e di utilizzarlo, perché in tutta questa partita abbiamo un nemico che purtroppo è il tempo, che queste primarie sono molto brevi. Se avessimo avuto più tempo molto probabilmente avremmo potuto far passare Luca in tutti i comuni, però capite bene che mancano 15 giorni, la regione è grande, bisogna girarla. Quindi è chiaro che dare una mano a Luca, no? Che come ha detto bene è l'interprete di un progetto di cambiamento, vuol dire un po' che ci attiviamo e ci diamo un po' tutti da fare. Questo vuol dire che non sono primarie nazionali, non sono primarie della quale godremo di televisione, sono primarie dove funziona il lavoro, il passaparola, il coinvolgere gli amici, portare la gente a votare il primo marzo. Ecco perché insomma chiedo a chiunque, insomma, chi sostiene questo campagna, questo comitato, chi sostiene Luca, di attivarsi da subito col materiale. Ci sono tutti i riferimenti sul sito internet, questo è un materiale ovviamente sintetico, ma sul sito trovate tutto il programma sviluppato in maniera più ampia, quindi chi vuol fare approfondimento e quant'altro. Però una cosa che vi chiedo, attiviamoci a sensibilizzare e a parlare con le persone, perché non sono primarie nazionali e quindi non ci sono le masse popolari. Perché ci sia questo, come lo chiamava Luca, insomma, un'iniziativa popolare, un risveglio, come diceva anche Massimo, no? Ci vuole il lavoro, bisogna parlare, bisogna portare la proposta di cambiamento di Luca alla gente. Quindi chiedo, insomma, in questi 15 giorni che mancano al primo marzo, di
di fare questo lavoro. Domenica mattina Luca e Urbino, lo dico perché eventualmente abbiamo la fortuna che Gaetano, insomma lo ringrazio perché è sempre molto attivo nel territorio, ma noi lo conosciamo, Luca è il nostro my cameraman ufficiale, comunque no però ci dà la possibilità di far girare poi il video, quindi chi non era presente, però la Capannelli del Montefeltro domenica mattina Luca e Urbino tali non so dove. Domenica mattina a Urbino alla Sala Raffaello. Sala Raffaello alle 10, quindi eventualmente per chi è interessato a vedere dal vivo Luca, il prossimo appuntamento è questo. Ultima cosa, al termine gli amici Sasso Corvaro hanno organizzato un piccolo buffet per tutti, quindi insomma lo dico adesso. Do la parola a Luca per le conclusioni, un po' la sintesi. Il buffet alla fine riunione non mi capitava dagli anni 90. Comunque è carina come cosa. E allora, prima di tutto penso che i turisti o si accolgono coi fiori ma non con i cannoni, no? Quindi che poligono e turismo non mi sembrano due oggetti che vanno d'accordo. Quando prima parlavo di coerenza nelle politiche, uno deve fare una scelta. Non puoi essere evocato ad avere nello stesso posto una raffineria e è una spiaggia dove andarci a fare una cosa. C'è un parco punto. E poi diventa quindi bisogna scegliere, e mi sembra che fra i turisti e i cannonati abbia scelto i turisti, andrei verso quella direzione. E quando prima dicevamo costruire i servizi attorno ai bisogni, è chiaro che l'eliminazione del punto di primo intervento dove segue è più su una logica di numeri che di servizio, no? Se non si può fare la sanità con un foglio Excel davanti dicendo ta 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 e i conti mi tornano, no? Non che quei conti non devono tornare, perché io sono persona che ritiene che i conti bisogna tenerli a posto. È anche un fatto di serietà, di correttezza fra chi governa e chi è governato. È facile fare i belli spendendo un pezzo di futuro degli altri, indebitandosi, eccetera, eccetera. Sì, spesso si punta sullo scarso discernimento dei cittadini che non colgono molto bene questo aspetto. Magari ritengo un grande politico uno che ha fatto grandi debiti, perché vedono quello che spende ma non vede quanto trasferisce di negatività in futuro. Però ritengo che sia sano. Solo che quella stessa quadratura di conti, anziché farla con il foglio Excel, uno lo fa guardando i servizi, collocando le cose al meglio, creando un equilibrio che tenga insieme le due cose. A me non sembra francamente impossibile. Anche perché, come dicevo prima, vista la sperequazione della distribuzione delle risorse, significa che altri in realtà con molte più risorse probabilmente possono avere più margine nell'ottenere gli stessi risultati di qualità, magari cedendo quote a chi ne ha di meno. Quindi nella priorità ai servizi ci sta anche la flessibilità nella scelta, perché non hai passare l'esempio del punto di primo intervento, se ne rivedi l'importanza rispetto a un aspetto orografico del terreno, per come sono le condizioni, i trasporti, i collegamenti, è chiaro che quello ha priorità rispetto al resto. Perché, ripeto, io sono convintissimo che ci siano spazi enormi di riqualificazione della spesa. Poi, spero che il percorso di Montefeltro Salute vada a buon fine, prima, se non lo fa prima, magari lo faremo dopo, e poi da lì andremo avanti. E non rispondo a un aspetto elettoralistico, ma a un pensiero che ho espresso in maniera, mi sembra, abbastanza ampia, cioè secondo me sono esperienze che vanno a crescere, quindi non si capirebbe perché dovremmo tornare indietro rispetto a un modello che ha dimostrato oltretutto di funzionare bene. E fondi europei, bilancio, sono due partite abbastanza diverse. E il tema della pioggia e delle sperequazioni si tengono insieme, nel senso che anche la pioggia non è che cade per tutto uguale, no? Piove qui, piove là, magari qua piove di più, ma è sempre pioggia. Quindi una cosa è l'equilibrio, l'altro aspetto è che invece di una pioggia che vada per tutto, decidere quale filone irrigare. La forza sta nella coerenza della scelta. Poi individuiamo, ho fatto gli esempi prima, cultura, turismo, difesa del territorio, come i tre asset sui quali investire, investiamo fino a fare massa critica che la cosa funzioni. Cioè, ad esempio, ho visto magari fare cose bellissime e poi non comunicarle. Perché?
perché siccome il budget era metà per me e metà per lui, io ho fatto una cosa bella, ma non avevo i soldi per comunicarla. Lui magari l'ha fatta anche così così e lo stesso non aveva, magari l'ha comunicata di più. Concentrare le risorse in un unico punto significa che io ho le risorse per mettere in piedi l'evento giusto, per trovare sufficienti risorse per dargli qualità e per comunicarlo. Nel momento in cui lo comunico diventa un'attività in grado di attrarre ed entra nel sistema che dicevamo prima. Quindi la concentrazione delle risorse come premessa per produrre oggetti che siano completi, siano forti, siano capaci. L'indirizzo, vi cito quelli più gettonati, se l'indirizzo appunto è territorio, turismo, agroalimentare, l'importante è che queste azioni siano tutte coerenti, cioè che stiano dentro lo stesso obiettivo. Allora, nella misura in cui ho cura del territorio, è chiaro che vado a privilegiare un tipo di gestione del territorio che mi dà risultati in termini ambientali più forti, perché ho bisogno che il prodotto mio abbia una qualità anche sotto il profilo magari del cibo biologico piuttosto che del prodotto di qualità. In termini di distribuzione mi devo preoccupare che questo prodotto abbia una domanda, allora bisogna che l'altra parte del sistema lo riassorba. Io devo mettere tutte queste azioni in fila dentro un unico progetto. Poi vanno condivisi col territorio. Perché non mi spingo troppo sul contenuto? Perché negherei il discorso del rapporto. Se abbiamo già deciso tutto, se siamo in grado illuministicamente di capire dall'alto del cocustolo del Palazzo Raffaello tutto quello che accade nella regione, a che serve il rapporto col territorio? Invece credo che sia il contrario. Perché? Perché alla mia azione si devono aggiungere le azioni degli altri. Cioè un'azione coerente è l'azione mia che individua un obiettivo ma con altri soggetti che convergono su quell'obiettivo. Perché ho bisogno magari che anche lui faccia il suo investimento coerentemente con questa linea. Che Montefeltro Salute, se spende due soldi, lo faccia dentro quella visione. Se è un'impresa del territorio che crede in un indirizzo di sviluppo, anche lei metta le risorse, è lì che abbiamo l'azione strategica. Tutti insieme convergiamo. Allora il progetto per forza va discusso qua, va condiviso qua, perché altrimenti non avremo mai quel livello di condivisione da creare un'azione coerente. Per me i punti che metto nel programma in termini di obiettivi parlano come chiamiamo le strategie di sviluppo, parlano dell'ambiente, parlano della cultura, del turismo, dell'agricoltura, dello sviluppo delle aree interne e in termini infrastrutturali come asset a supporto dell'estensione della banda larga come prevede l'agenda digitale europea in tutto il territorio entro il 2013, quindi ci dobbiamo arrivare, per il 2013 ci dobbiamo arrivare. E un sistema anche da questo punto di vista coerente e forte con i servizi che servono per dare sostanza al percorso dell'agenda digitale, per dare questo tipo di supporto anche in termini di connessioni oggi con qualunque pezzo di economia che ha bisogno di questo mondo più ampio globale. Anche la questione della difesa della costa, perché io credo che vadano fortemente collegati i territori, cioè che l'offerta che noi facciamo in termini di immagine abbia la capacità di unire una proposta più ampia che non sia solo la costa. Alcuni modelli che mi piacciono di più, di quelli che ho visto in questi anni, l'ha citato mi sembra prima Luca Gorgolini, uno è stato quello del Salento, che io trovo straordinario, proprio da copiare dall'A alla Z, che il professore dice non si deve copiare, però sa che nel copiare le cose che funzionano si possono ottenere buoni risultati. E a me mi ha colpito del Salento la capacità di integrare un territorio che è fatto da due mari e una zona interna stupenda, ma dove tutte le filiere sono collegate. E mi è capitato una volta sola di andare a mangiare in un ristorante dove secondo me avevano robe surgelate che venivano dalla Cina, come il coniglio cinese rosso, lo sapete, no? Che ha ammazzato tutti gli allevamenti di conigli italiani, perché costa praticamente nulla, mangiamo un mare di coniglio cinese. Allora, no, in un ristorante gli altri proponevano i prodotti del territorio e si qualificavano così, cioè tu hai una gastronomia qualificata perché? Perché ti offriva il prodotto del territorio che è straordinario, la stagionalità, le tradizioni, il fatto che tu stando al mare avevi tutta la promozione sull'area interna, stando all'interno avevi tutte le promozioni delle attività al mare, cioè tutto il territorio si promuove, una parte promuove l'altra.
i locali, l'enogastronomia è fortemente connessa. Il tipo di architettura, il recupero di manufatti, come si chiamano in Puglia? Masserie. Le masserie, il recupero delle masserie secondo quella logica di tradizione. Cioè, è famoso. Io ho visto più macchine targate con la targa svizzera lì che in Svizzera. Cioè, attirano un turismo da mezza Europa e sono pieni, fanno stagionalità da maggio fino a ottobre con una quantità. A noi non ci manca nulla in termini di capacità di avere qualità dal punto di vista del patrimonio culturale, del paesaggio, delle spiagge, paragonabilissimo, in grado di competere al meglio, però sposando un modo diverso di proporsi. Cioè, se gli ospedali alberghi della costa danno i prodotti della Mar Rimino, presente il gambero coreano affettato, cioè c'è qualcosa che non va, uno non può mangiare meglio a casa sua di quando viene qui. E poi cosa ha conosciuto del territorio? Niente. Conosce meglio il fiume Mekong magari dei prodotti delle nostre zone. Allora, un'azione di sistema è una che invece collega i pezzi. E qual è il ruolo della regione? Quello che va? No, è quello che stabilisce insieme al territorio. Questa è la nostra strategia e chiede a tutte le parti di collaborare e finanzia a chi si mette in gioco dentro questa progettualità. Questo secondo me è l'elemento che ci può permettere di cambiare qualcosa. Altrimenti continueremo come oggi, ognuno un po' per conto suo, una grossissima fragilità, secondo me, è un sistema che non alimentando un pezzo l'altro, tutti stiamo perdendo qualcosa. Tutti, non è che se dici facendo così io che sto da solo ho un grande vantaggio, no, io vedo un sistema che implode per i limiti, che è arrivato alla sua capacità o per quella non va, perché non ha una parte che alimenta l'altra, la mia crescita che alimenta la tua, quella che alimenta la mia e così via. Cioè, immagina una crescita forte di domanda sui prodotti di qualità del territorio, cosa vuol dire? In termini di economia, di ritorno e di rilancio. Il tema, dice, si è promesso che si accorciava, sono sempre più lunghi. C'è un aspetto che oggi non ho citato, ma che ormai è caratteristica almeno di molte amministrazioni a livello locale, ma da diversi anni, che è il tema della rendicontazione. Cioè, io faccio un programma, gli do degli obiettivi, li misuro, poi all'inizio lo facevo ogni anno come comune. Nell'ultimo mandato lo facevamo in tempo reale. Io aggiorno costantemente i dati di rendicontazione di quello che ho fatto, cioè rendo conto. Io ho fatto questo esempio: sotto la regione, all'ingresso, quando uno entra, c'è un bel monitor della Loccioni, un'azienda marchigiana che fa, diciamo, conteggia in questo caso quanta energia rinnovabile produco, quante emissioni di CO2 in aria riduco, dicendo. E hai un monitor che ti racconti, cioè nelle Marche si sta risparmiando tot litri di gasolio, tot emissioni in aria in meno, eccetera, eccetera. Ecco, io vorrei fare un altro monitor di fianco con scritto: per una visita ci si mette 30 giorni, 3 anni, 3 mesi, quella che è la fotografia di oggi. E poi lavorare perché quel grafico, come quello della qualità dell'aria, vada a comprimere, cioè mettere, dare degli obiettivi, metterli davanti a tutti e chi entra in quel palazzo li vede. E tutti sanno che su quelli bisogna lavorare, cioè affrontare il sistema dicendo voglio alla fine che le cose cambino, si sta qui per cambiare. Quei dati li mettiamo davanti alla faccia e quindi siamo tutti chiamati a impegnarci perché quei numeri possono cambiare. E dopo aver promesso delle cose andare a misurare i risultati. Una cosa che ripeto, a livello di enti locali lo si sta facendo in molti, io non ho visto molte realtà, diciamo, sovraordinate lavorare in questa maniera, dire questo è il nostro programma e questo qui abbiamo realizzato. Io per esempio mi sono letto tutto il programma di 5 anni fa della regione, ci sono alcune cose clamorose, per così passo al punto successivo. Ce n'era uno che diceva, un punto del programma del governatore Spacca, sostanzialmente le Marche in Italia non contano nulla, bisogna che ci colleghiamo al sistema dell'Italia centrale perché ha lo stesso nostro problema, ovvero non ha peso a livello nazionale, per creare massa critica politica e insieme andare a chiedere le cose. È stato fatto niente di tutto questo? No, cioè il punto che era nel programma che non è stato per niente attuato. C'era un altro che diceva che avrebbero realizzato
5 ospedali, 4 ospedali, Pomerano, Salesi, Marche Nord, il quarto, no, Camerano di Irca. Camerano di Irca è fermo, è stata messa la prima pietra di Camerano. Quindi un masso è stato messo, il resto. Oddio, sono stati sfortunati che il giorno dopo la ditta che ha concordato. Ma anche dopo quella dopo, anche, non so se sono accordato fallimentare. Anche sfortunati. Il giorno dopo. Però non era il tema quello, era la rendicontazione. Io mi impegno a fare le cose e poi, mica ci possono essere molti motivi perché non si riesce, rendiconta. Questa è la garanzia migliore nel dire mi prendo un impegno sul tema e poi rendo chiaro se questo tema l'ho realizzato o no. Quello della massa critica, per esempio, è un tema interessante, quello di sviluppare una logica di Centro Italia che non siamo il nord, non siamo il sud, ma vorremmo insieme provare a ragionare, perché effettivamente rimanendo da soli, con il nostro 1,5 milioni di abitanti, è facile essere un po' snobbati. Mentre mi sembra molto efficace quel tema di una regione che non gestisce, ma ha bisogno di interlocutori che siano in grado di gestire. Cioè, perché la regione non gestisca, serve che il sistema degli enti locali sempre più collabori, lavori insieme, faccia massa critica, assuma anche un ruolo più importante, quindi più gestioni associate, perché divenga allora un luogo dove riporre la gestione. I 263 siamo in Marche Comuni? 259. 239 dopo prima delle fusioni. Prima delle fusioni? 236. I 236 comuni delle Marche, se continuano ognuno ad andare per conto proprio, non che hanno la stessa hanno la popolazione più bassa di Torino. Ah, tutti insieme. Sì. Evidente che se non si aggregano attraverso l'unione di montane dei comuni, attraverso l'unione dei comuni, attraverso le fusioni, attraverso le gestioni associate, attraverso le convenzioni eccetera, non si crea una rete più forte, difficilmente avremo soggetti sui quali poter trasferire gestioni. Siccome mi sembra questo un obiettivo importante da molti punti di vista, anche qui c'è un bel cambiamento da fare, bisogna cambiare mentalità, cultura, che non significa perdere la propria storia, la propria tradizione, ma significa unire le forze, perché è molto difficile per la complessità che hanno tante scelte e tanti obiettivi potersi muovere coordinatamente. Andare a catturare i fondi a livello europeo, quello è un altro dato interessante, nel senso che è interessante come la Regione Marche non ne cattura uno. Io diciamo che tutto il lavoro fatto sulla Regione Adriatico-Ionica può essere una premessa per andare a provare a catturare questi fondi. Cioè, avendo creato un collegamento forte che va dall'Italia fino alla Croazia, passando su tutte le regioni costiere, c'è anche qualcosa credo delle aree interne, per non so quale ragionamento, possa essere qui la strutturazione in termini di partenariato internazionale, certo. Ma è vuoto in questo momento, serve il Montenegro, è vuoto in termini di contenuti economici, dove il serbatoio lo andrà a prendere, ma la stessa cosa vale per gli enti locali. Quanti si sono fatti i loro uffici in Europa, no? Un dipendente io, un dipendente lui, uno alla Camera di Commercio. Cioè, questa frammentazione francamente non aiuta. Cioè, io credo che non solo la regione ma anche l'intero sistema debba mettere in rete e a disposizione delle imprese tutte le informazioni per andare a catturare non solo i fondi regionali ma anche quelli europei. In più voi sapete che è istituzionalizzata in Europa la lobbying, cioè si può fare attività di lobbying nei confronti della comunità europea. Anche qui, se ognuno va per conto suo, che lobbying facciamo? Niente. Nella misura in cui l'attività di lobbying fosse coordinata con il sistema Marche, con un unico soggetto, quindi con una, chiamiamola un'agenzia, che raccoglie tutte queste istanze e fa attività di lobbying in Europa, che ripeto, recita, è un altro modo per rapportare un'azione. Si è stati un po' spettatori rispetto a alcune scelte, comodamente a cercare di spendere, se si riesce, i 1.200 milioni di euro, mentre ce ne sono almeno altrettanti da provare, da prendere nella comunità europea. Mi è capitato di avere a che fare anche con fondi diretti, devo dire che è molto difficile, poi come singolo comune, dentro una rete di comune è molto difficile andarli a catturare, però direi anche un'altra cosa, che se una volta riesci a prenderli è molto più facile andare a prendere la seconda, la terza e la quarta. Quindi è una fatica che vale la pena fare, perché appunto diciamo, superato il momento in cui tu per la prima volta troppi progetti ci hanno bocciato prima di riuscire
a prendere i fondi, però devo dire che una volta presi entri in una spirale virtuosa. Mi immagino che le Marche, lavorando in termini di sistema su una cosa del genere, se sei riuscito un piccolo comune come piccolo nel quadro europeo, chiaramente, come Treviso, ci possa riuscire a maggior ragione un sistema forte come come la Regione Marche, e quindi si possa ottenere la guinta, secondo me, dentro il discorso della Fano Grosseto. Non riesco a vedere in maniera slegata. Non vorrei che rimane una situazione ipotetica, mentre lo voglio concretizzare, sì, come tema. La Fano Grosseto passa la guinta. Passa la guinta. Sì, sì, no, d'accordo, ma intanto c'è lì una galleria, si poteva portare sulle due statali, si apriva. Cioè, se fossi oggi governatore delle Marche e avessi qui 50 milioni per magari collegare la guinta, io farei 50 milioni di manutenzione su tutta la rete stradale del territorio regionale. Quella andrebbe fatta a prescindere, cioè, no, abbiamo le strade terribili, a prova di morte. Proprio, cioè, dire ormai che uno non è a 50, ne è a 100, no? E siccome immagino che già sarà fatica avere i 50, immagino che uno debba avere delle priorità. Allora, fra collegare la guinza, quando poi alla fine comunque non hai creato l'arteria, quella che cambia lo stato delle cose, e dare 50 milioni alla manutenzione del patrimonio stradale delle Marche, a me francamente oggi mi sembra che devo dare questi soldi, li metterei lì, quindi proprio per la massima chiarezza, per dare una risposta alla sua domanda. Quindi farei questo tipo di scelta, e anzi avrebbe proprio fatta. Io vi ringrazio molto, ha spiegato bene Mauro prima, i giorni sono pochi, l'obiettivo grandissimo, nel senso che è veramente qualcosa, credo che va anche al di là della immediata percezione che abbiamo, perché la partita da giocare dal giorno dopo è quella che vi raccontavo prima, cioè quella dei destini della salute della nostra regione, quella dei 1200 milioni della Comunità Europea, la capacità di semplificarci la vita normativamente, cioè veramente una sfida ponderosa. Io sono convinto che non tanto, noi non è che portiamo un campanile nella regione, anche perché purtroppo, lo dico purtroppo nella chiave delle primarie, non siamo campanilisti e quindi non ci scatta questa molla. Però noi siamo portatori di una bella e grande storia amministrativa nel nostro territorio. A me mi sono confrontato una marea di volte con gli amministratori di comuni, comunità montane, eccetera, e c'è una forte cultura amministrativa. È un peccato che noi non portiamo questo patrimonio di idee, di storia, di volontà, di visione al governo della Regione Marche. Questo è il punto che ritengo sia estremamente interessante, cioè riuscire a mettere a frutto un'elaborazione che Maiani, quante volte lì nell'emiciclo regionale, mentre ci passavano sotto gli occhi le leggi della regione, ci dicevamo che le cose si potevano fare con molta più qualità, il filtro era una grande storia amministrativa. Ecco, mi piacerebbe portare questa bella, importante, profonda storia amministrativa del nostro territorio al servizio della regione. Per farlo bisogna un po' crederci, e sta a noi, perché non ci sarà niente che darà, c'è cioè, un Montefeltro che ci darà una mano, però non ci sta niente che ci spingerà o spingerà le persone a partecipare, anzi. Sarà l'immagine del passato che dominerà, no? Dice, ma tanto non serve a niente, tanto la lista d'attesa non si accorcia, e tanto la strada è piena di buchi, e via dicendo. Ma se non ci impegniamo, se non ci diamo da fare, io credo che difficilmente le cose possono cambiare. Quindi con un po' di voglia di metterci in moto e darci da fare, provare a spingere alla partecipazione alle primarie, elemento essenziale in questo territorio, credo, per poterle poi vincere, ma e mettersi a servizio di questo grande progetto. Quindi vi ringrazio.